Buongiorno a tutti. Come vedete c'è il sole che splende, ma la nostra ineffabile sindaca ci ha fatto un favore spostandosi qui, perché qui siamo nel Tempio dell'Arte Cinematografica. Ringrazio quindi Silvano Agosti che all'ultimo momento, cioè ieri, ha accolto la nostra proposta di trasferirci qui. Immagino che molti siano andati, ciò nonostante, alla Casa del Cinema ed è anche possibile che quindi se arrivano, arrivano in ritardo. Allora, sul retro di questo catalogo che tutti avrete comprato facendo una modesta offerta che serve per finanziarlo, io ho scritto a mo' di slogan, cinema. Cinema italiano industriale in agonia, cinema italiano indipendente che sorge fuori norma, creativo, artistico, orfano, trovatello, nomade, poetico, troglodita, degenere, extracomunitario, ecologico, gretino, regalmente povero. Questa è una formula che ho rubato a Silvano Agosti. Un altro cinema italiano esiste. Adesso facciamo una telefonata a Franco Piavoli, che è uno degli autori fuori norma, con Festa, e a cui questo cinema è dedicato. Franco, ciao. Ciao, allora, se sei là, in movimento? Ciao Franco. Parla. Pronto? Pronto. Sì, 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 Adriano. Ciao Franco. Sì, lo so. Sì, sei Franco. E no. Sì, sei là, riunione? Sì. C'è Silvano, siamo all'Azzurro Scipioni, quindi sei di casa. E c'è con me ovviamente Silvano e c'è anche Marco Bellocchio. E siamo qui con tanti autori di fuori norma, fra cui te a viva voce. Dici qualcosa. Sì, Franco, parla a te. Di come sei diventato autore. No, sì, mettilo più sotto. C'è anche Giuliana? No, Giuliana sta vivendo. Sì. Parla. Di Adriano a Pra, grande fondatore di Fuori Norma,
e quindi che si prosegua in questa direzione, perché così è possibile insieme aiutarci, e poi è bello trovarci a vedere insieme dei film e a segnalarci altre residenze, altre case in cui poterci trovare in altre città. Cioè creare una rete distributiva nazionale e anche internazionale. Mi sentite? Sì. Sì. Bisogna trovare qualche mago. Eh? Bisogna trovare qualche mago. Che faccia la magia. Devi parlare al telefono. Qualche mago. Qualche mago, ma no. Ma noi siamo anche un po', abbiamo un po' contatto. Silvano, anche altri magi, Silvano di tutto, ma poi anche altri. Sì. Fa un saluto adesso a Marco Bellocchio, che è qua che ti ascolta. No, fai saluta Marco. Ciao. Ma che poi è Marco, anche Marco, anche sì. Bellocchio, mio carino. Ciao, passato in Roma. Ciao, caro, ciao. A questa tendenza la magia a fare, continuare a fare film magici, quindi a ospitare film magici. Allora, mi ricordo quando appunto era venuto con Silvano Marco, e ti ricordi quando è venuto Sottovengo a invitarmi, a stimolarmi a fare altri film? Sì, mi ricordo, gli hai dati. È stato bellissimo, quindi avere questi riferimenti è contro, anche se avere una famiglia, e quindi avere l'energia per proseguire, altrimenti siamo orfani, questo è capito, orfani, dei primi riferimenti a nostra... Aspetta un momento, perché c'è il cellulare di Silvano che spilla. Grazie. Vi leggo una lettera che ci ha mandato Paolo Taviani. Caro Adriano, tra alcuni giorni, spero, inizierò in Sicilia le riprese del nuovo film e non potrò quindi partecipare alla convegna. Ammiro la tua fatica senza precedenti, necessaria, che vuol portare alla luce opere e autori per lo più ignorati dalla distribuzione e da noi pubblico. Ti mando un saluto agli autori presenti. Buon lavoro a tutti voi, da un regista che in passato ha realizzato col fratello Vittorio alcuni film in regale povertà, per usare una regale espressione di Adriano Avrà, che a sua volta l'ha rubata al regale Silvano Agosti. Spero, ed è il mio augurio, che gli autori del convegno, più o meno giovani, siano tanti e che facciano amicizia. Magari saranno in disaccordo, le vie del cinema sono tante, ma auguro che congiurino insieme per il sacrosanto diritto di esprimersi con questo meraviglioso mezzo che è il cinema. Come vedete, mi sono protetto con tre angeli custodi, dopo Franco Piavoli, dopo Paolo Taviani, Marco Bellocchio. Del mio stile, io sono qua, ma non so perché sono qua, dovrei essere là, dovrei essere là. Vuoi che te lo dica? No. Nel senso che io sono in una posizione di mezzo, nel senso che io ho fatto dei film,
che sono stati visti, alcuni pochissimo, altri di più, però dentro la macchina cinema dove si staccano i biglietti, dove si guardano anche gli andamenti su Cinetel degli incassi e dove a seconda degli incassi poi la libertà si misura anche su quello. Se tu non hai fatto una lira sei meno libero, insomma, sei meno libero, però io sono sempre affascinato dall'albergo dei poveri di quella grande immagine di Jouvet, non so se vi ricordate, con la sigaretta, ha perso tutto e quindi il suo destino è l'albergo dei poveri, perché dove c'è però una grande creatività, dignità, eccetera, 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 eccetera. E questi film, che cosa posso dire? Cioè, sfogliando il catalogo, alcuni li ho visti, tanti non li ho visti. Mi piacerebbe, penso che per un cineasta che vive all'interno dell'industria cinematografica, non che voi siate all'esterno, sia chiaro, però insomma questo catalogo sia molto prezioso. Vorrei chiedere come si possono vedere questi film. Questi. Su, domande chiare. Tu dici, c'è il link, proprio lì. Io tra l'altro sono un analfabeta totale di questo, io sono rimasto ai VHS, adesso c'è il DVD, lì ci arrivo, però non sono in DVD questi film, no, non c'è la possibilità, perché uno, effettivamente questa sarebbe una grossa scuola per chi fa un tragitto normale cinematografico, vedere una serie di questi film, alcuni saranno noiosissimi, scusate, ci saranno invece bellissimi, saranno di diversa forma e parlando soggettivamente di diversa qualità, però vederli penso non dovrebbe essere una punizione, ecco, se fossimo in un regime sovietico il regime dovrebbe obbligare i registi di fama, obbligarli a vedere tutti questi film, però non siamo in questa situazione. Ci ho detto, io credo, leggendo anche le pagine che tu mi hai mandato, che questa iniziativa di Cinema Fuori Norma sia molto molto preziosa. Se poi voi riuscirete a fare una piattaforma in modo che si possa vedere, si possano vedere questi film, ma non solo questi, tutto il cinema in generale in modo libero, penso che sia una realtà che poi è in continua trasformazione, perché uno vorrebbe sempre che il film, allora aver conquistato questa posizione fosse una situazione stabile, non sarà mai stabile, sarà sempre di movimento. Noi abbiamo un'età nella quale abbiamo visto molti cambiamenti. Sì, l'Azzurro Scipione è da 38 anni, benissimo, ma c'erano tutta una serie di altre sale, se voi ben ricordate, molto attive e di riferimento, che non ci sono più. Ecco, è come se la storia muta, e anche questo risultato è sempre di movimento, è sempre in movimento, e nel movimento si possono riconoscere, trovare, conquistare anche delle nuove forme e anche dei nuovi rapporti, come diceva prima nella telefonata Piavoli, trovare anche degli amici, incontrarsi, questo avviene più spesso quando si è molto giovane. Ricordo poi quando noi abbiamo cominciato a fare il cinema, noi abbiamo lavorato spesso con amici, uomini, donne che avevamo conosciuto a scuola, ecco, e poi abbiamo iniziato
poi ci siamo separati, ognuno ha fatto la sua strada, insomma, però questo essere insieme è importantissimo, insomma. Magari qui ci sono tante persone che manco si conoscono tutti. Non tutti, certo. È la prima volta, questo è il primo convegno. Il secondo. Però, insomma, è un'iniziativa, credo, vitale, ecco, viva, ecco. Io, bordeggiando là, perché spero, non so, nel presente, nel futuro, di dare anche io un contributo affinché fuori norma cresca, viva e cresca. Grazie Marco, non ti costringo a essere seduto qui se vuoi accomodarti, sì, esatto. Se hai altri impegni. Sono ancora un po', poi devo andare. Comunque spero di non aver detto delle sciocchezze. No, sei stato molto bravo Marco. Io volevo solo dire che questa sala è l'unica sala che non è connessa con il cinema industriale. E questo potrebbe essere un punto di riferimento, per esempio, in uno dei giorni dove io non programmo i miei film e fuori norma programma i suoi. Potrebbe fare 360 film l'anno, dicendo che fuori norma il venerdì o il giovedì o il martedì o il mercoledì è ospite e alla giusta scuola. Io l'ho lasciato apposta questi 5 giorni perché si aggreghino persone che danno quel minimo che costa la luce, eccetera, no? Poi c'è la tessera che vale un anno, qui ha un costo piuttosto elevato, però la fanno tutti, costa 2 euro l'anno. Sì. E allora sono tutti contenti. Quando costava 10, avevano problemi, 8 un po' di meno, 6 un po' di meno, 4 dicevano, però la tessera. Adesso 2 dicono, ma solare, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che sola, che secondo loro con 2 euro si va l'anno prossimo. E detto questo, io offro questa possibilità, dopo ne parliamo. Però voi, posso sapere chi di voi non sapeva dell'esistenza di questa sala? Chi alzi la mano, chi non lo sapeva? Salvate tutti. Ah, ma non siete mai venuti. Io sono sempre qua. Questa sala sta in piedi perché io faccio dalle pulizie del marciapiede fino alla proiezione, la tessera. No, adesso tu fai pubblicità, hai ragione. Ah, però sì, questo effettivamente è una sala che potrebbe essere estremamente preziosa per proiettare. L'abbiamo proiettato dei film del primo anno. Allora che cavolo, sì. L'hanno già fatto. Cosa? Che hanno proiettato, ma neanche persone. Spira mirabili. Io sto parlando di un punto, Marco, fisso, dove uno a Pisa organizza il pullman e viene qua e vede i film di fuori norma. Sto parlando di un punto dove c'è sempre. Grazie. Volevo riassumere l'attività di fuori norma in questi ultimi 3 anni. Abbiamo proiettato 95 lungometraggi. Sì, 22 mediometraggi e 45 cortometraggi, per un totale di 163 film degli ultimi 14 anni italiani, di autori italiani. Io con gli occhiali non vedo da vicino. Di 185 autori, non so se mi spiego, in 25 sale indipendenti romane. Silvano è davvero un po' dicendo che questa è l'unica, ce ne sono anche altre.
però è vero che è l'unica, come dire, privata e diretta da un autore. Abbiamo organizzato 3 convegni, uno di presentazione del progetto 3 anni fa, uno a conclusione del primo anno e adesso questo a conclusione del 3° anno. Abbiamo pubblicato un catalogo fuori norma 1 nella prima edizione con Art Digital, un librone che avrete visto, ma mi sa che è andato esaurito, di ben 519 pagine e un numero della rivista diretta a Barcellona da Daniela Aronica, che si chiama Controcorrente, il cinema neosperimentale italiano, cura mia, di 276 pagine. Come abbiamo fatto, mi chiede qualcuno, a fare tutto questo? Non dico senza avere una lira, ma quasi. Adriano, scusa, fra le sale bisogna ricordare l'Apollo 11, che ha sempre... Ho capito, sono 25, vuoi che le nomini tutte? No, vabbè, ma dato che è presente Giacomo Ravenzi, poi ormai dirà 2 parole lui. Perché tutto questo? Perché io credo, ormai ne sono convinto, che l'industria, il cinema industriale italiano, che è sempre vissuto dentro una crisi, stavolta questa crisi è irreversibile. Cinema italiano, quello che la gente, il pubblico conosce, sta morendo. Per quale motivo? Perché è brutto. L'estetica non è un optional per il cinema è un'arte. Se si rinuncia all'arte, il cinema muore. E come sta morendo? Le sale chiudono, oppure le sale vengono disertate per quanto riguarda il cinema italiano, ed è giusto che sia così, perché forse il pubblico si è reso conto che quello che viene proiettato di italiano non vale niente, o vale molto poco. E poi in più noi siamo uno degli ultimi paesi che proietta i film stranieri doppiati, che è una vergogna. E quali film stranieri? Si è creata però, ed è la prima volta nella storia del cinema italiano, una forbice con la produzione di film per la maggior parte indipendenti, o se sono dipendenti dall'industria, lo sono marginalmente. Alcuni hanno finanziamenti del MIBACT o della RAI, ma sarebbe interessante sapere quanto. Io credo che sia un obolo quello che danno il MIBACT e la RAI per il cinema indipendente italiano, che credo che ci sia una regola, qualcuno che se ne intende di più di me, li chiama i film difficili, che già è un modo per dire: ragazzi, attenzione, non andate a vedere, sono difficili, quelli che altri chiamano film d'arte, che sarebbe una parola più interessante, diciamo. Si è creata questa forbice per la prima volta nella storia del cinema italiano. Tutto questo perché? Perché paesaggio dei cosiddetti media è cambiato radicalmente e l'industria non se ne è accorta. L'industria è sempre in ritardo, come le leggi, rispetto a ciò che sta succedendo. È in ritardo, non sa che si fa il cinema col digitale, cioè lo sanno, intendiamoci, ma pensano che debba costare tanto quanto il cinema spettacolare che erano abituati a produrre. Quindi se uno gli dice che alcuni dei film che noi presentiamo di lungometraggio sono costati 5.000 euro,
loro non lo prendono sul serio, non è cinema, non è vero cinema, il cinema deve costare e fanno la pubblicità di quanto costa un film, come se fosse un valore aggiunto il fatto che costa molto, mentre dovrebbe essere un valore aggiunto il fatto che costa poco. Quindi tutti quegli aggettivi che prima ho letto per definire il nostro cinema, che potrebbero sembrare degli insulti, orfano, perché che prima ha detto non voglio sentirmi orfano, sì, invece dobbiamo sentirci orfani, perché i nostri padri, che sarebbero il cinema industriale, non c'è più, è morto, e quindi siamo orfani, è un dato di fatto, non abbiamo più conti da rendere al passato del cinema. Certo, ci sono stati grandi maestri, ma sono per l'appunto morti, non ci sono più. E i giovani maestri, con la M minuscolissima, non voglio fare i nomi, perché ormai tutto passa attraverso la pubblicità e quindi il cinema italiano industriale viene pubblicizzato attraverso 5 o 6 nomi che casomai vincono una Palma d'Oro, un Leone d'Oro, come se questi fossero dei veri valori. L'Oscar, ma chi se ne frega dell'Oscar? Ma che vuol dire? Cos'è? Niente, è pubblicità. Solo pubblicità. E il cinema viene trattato come la pubblicità, come una merce. Più costa, più vale. Più è pubblicizzato, più vale. L'estetica, chi se ne frega. I film devono essere digeribili e vengono digeriti sempre di meno, perché la gente ha mal di stomaco. Tra l'altro mi dimenticavo di dire che contemporaneamente a questa riunione piccola c'è una grande riunione a Piazza San Giovanni dei cretini, come no? Noi siamo cretini, siamo in questa sala ma siamo in spirito con quella piazza. Finalmente i giovani si svegliano. Io ero spaventato perché quando ero giovane io, cavolo se la gioventù si muoveva, ma per situazioni tutto sommato non così gravi come quelle che stiamo vivendo oggi, finalmente sono svegliati i giovani e anche i nostri giovani cineasti che stanno qua. Ma non ci sono solo i giovani, sono anche i vecchi cineasti. Paolo Benvenuti non è un ragazzino. Vecchio sarete. Sei poco più grande di me. Amedeo Fabio ha la stessa età, quindi non può protestare. Franco Piavoli avete sentito. Marco Bellocchio se è andato, voleva sapere perché era qui. E perché è l'unico regista italiano sopravvissuto, cioè che ancora vive e fa cinema, dentro l'industria, uno, forse facciamo due con Paolo Tagliani, va? Due, in tutto il cinema. Io l'altro anno mi hanno chiesto di fare parte del Davide Donatello, della giuria del Davide Donatello. Allora, Davide Donatello pensa di essere l'Oscar italiano, quindi applicano le regole dell'Oscar. Il miglior film, il premio va al produttore, poi c'è il miglior regista, ma il premio più importante è il miglior film, poi c'è l'opera prima, poi il miglior attore, miglior attrice, miglior attore, no. La prima 300 giurati che dovrebbero vedere, l'altro anno c'erano 100 film da vedere su 200 prodotti di finzione, più 100 documentari, tutti i film, stando al regolamento del Davide, usciti nelle sale. Allora, io credo di essere stato uno dei pochissimi giurati che si è visto tutto e 100 i film, uno più brutto dell'altro, da vergognarsi. Quindi, quando dico che il cinema, l'industria cinematografica sta morendo, anzi che è morta, è perché ho visto che cosa produce.
naturalmente uno mi può obiettare, ma quel film là, quell'altro, ma comunque ne potrebbe nominare solo di film fuori norma. Tra i 100 ce n'erano due. Fra i documentari, che era una categoria a parte, perché ancora si pensa che siano cose diverse, nessuno. Naturalmente io ho scelto, selezionato tre, mi pare, film per fuori norma dei 100 che ho visto, che sono film che non hanno avuto grande successo di pubblico, ben inteso, e un documentario. Prima di cominciare a vedermi i 100 film, ho scritto su un foglietto chi avrebbe vinto fra i film di finzione o di fiction, come li chiamano, anzi qualcuno dice di fiction, perché suona meglio in inglese, e fra i documentari chi avrebbe vinto. E naturalmente ci ho azzeccato, perché è un giochetto da bambini, talmente facile, per cui non c'è da esitare. Pasquale Misuraca, tu volevi intervenire. Salve, io penso che il movimento nostro cresce lentamente, e la ragione del perché cresce così lentamente è che non è ben chiaro che cosa sia. Io sono uno di quelli che ancora pensa, per dirla con Leonardo, che la scienza è il capitano e la pratica sono i soldati. Credo che la teoria ci illumini, ci anticipi e ci segua. Chi non ha una teoria implicita o esplicita non può nemmeno camminare. E grazie a Adriano, che ha avuto una idea e che ha in testa una teoria del cinema, è nato il movimento. Con una parola chiave, sperimentazione. Con un limite, che sperimentazione è troppo, ed è troppo poco. Tutti i movimenti che ci sono stati qui nel corso del tempo, nel corso degli anni, nel cinema e fuori del cinema, avevano definito meglio che cos'erano. Se io dico futurismo o cubismo o neorealismo, è più chiaro, è più definito. Quindi secondo me il problema è che non è definito bene. Accanto a me c'era Vito Zaccaria, che a un certo punto mi ha stuzzicato, mi ha detto sì, però bisognerebbe parlare dell'estetica, no? che cosa ci unisce. Quindi Adriano ha dato fuoco alle polveri, Adriano ha cominciato a nominare. Adriano è partito con un termine solo, sperimentazione, e oggi ce ne ha dato 20. 20 sono troppo pochi, sono molti. Sperimentazione è troppo e troppo poco, 20 aggettivi sono. Allora, come possiamo trovare un bandolo? Intanto fissiamo subito una cosa: i film li sceglie lui. Adriano non solo ha dato fuoco alle polveri, ma ha nominato in generale il movimento e ha scelto le opere. Dico questo perché nel 1996 Paolo Benvenuti, Adriano Aprà, Marco Ferreri, io, Alexandra Zambà, la mia complice che fa la produttrice, altri registi, esercenti, eccetera, abbiamo costituito dal notaio AIDA, Associazione Italiana Autori Cinematografici, degli autori, AIDA, Associazione Italiana degli Autori, 1996, con l'idea di promuovere, diffondere, discutere, accompagnare. Non se ne è fatto nulla, perché la ragione prima secondo me è questa, che alcuni autori volevano fare anche i critici e scegliere loro i film. No, Adriano ha avuto quest'idea e li sceglie lui, se ne assume la responsabilità. Però non è che gli autori non pensano,
gli autori pensano, hanno un'idea del mondo, del proprio cinema, eccetera. Che idea mi sono fatto io? Ve lo dico subito. Secondo me la maggior parte dei nostri film, e la miglior parte dei nostri film, è sperimentale, De Genere e Cappuccino. Sperimentale, è chiaro, no? De Genere, da dove è venuto fuori questo termine che io ho proposto a Adriano, lui ha sorriso e poi lo ha accolto? A Pesaro quest'anno c'è stata la santificazione dei generi cinematografici. Adriano si è irritato, ha reagito, e io per farlo ridere un po', ma sono sempre serio anche quando sembra che non sia serio, gli ho detto: beh, la nostra è un'arte degenerata. Che vuol dire? Vuol dire che in molti dei film che io ho visto, li ho visto quasi tutti, e quelli che non sono riuscito a vedere sono andati a chiedergli. 4 giorni fa ho chiesto a Marco De Angelis di darmi White Flower, l'ho visto, l'ho incontrato e ho discusso con lui per 2 ore. Ora, nel suo film e in molti dei nostri film si superano i generi. La nostra è un'altra degenere e degenerata, e questa è cosa buona e giusta usare questo termine, perché nel momento in cui in Italia il fascismo e il nazismo, e badate bene, non solo nella forma salviniana come tutti pensano, perché Pasolini ci ha insegnato che il fascismo e il nazismo assumono tante forme, nel momento in cui appunto crescono, alzano la testa, usare la formula arte degenerata è cosa buona e polemica e giusta. Quindi io ho individuato, da cineasta, da critico di cinema, da storico della cultura, da cittadino, da spettatore, in molte delle nostre opere, secondo me le migliori, il superamento dei generi. Cappuccino. Perché Cappuccino? Cesare Zavattini un giorno a un giornalista che lo interrogava sui rapporti suoi con Vittorio De Sica disse: Vittorio e io siamo come il cappuccino, che non si sa dove finisce il latte e comincia il caffè. Molti di noi fanno un cinema cappuccino, secondo me, cioè dove non si capisce dove finisce il documentario e dove comincia il film. Lo ha appena detto lui, ancora stiamo a dividere. Io lo chiamo film per no, io lo chiamo film, adesso metti il pacchetto. Il cinema è nato diviso in due, i Lumière e Méliès. I Lumière facevano il documentario e Méliès faceva i film. I Lumière documentarono le cose come accadevano fuori, indipendentemente da noi. Méliès immaginava e metteva in scena. Ebbene, secondo me, nei nostri film, nei migliori nostri film, finalmente queste due anime, questa mela divisa a metà, si stanno ricostituendo, è nato un linguaggio nuovo. E badate che l'importanza di Adriano non nasce né oggi né nel 96. Lui è stato per me un fomentatore, un istigatore. Io in 25 anni ho fatto 25 autoritratti. Se non si capisce che, come si può fare ritratto e autoritratto? Come si fa un documento e un film? Io ho visto, non mi ricordo se a Berlino o a Rotterdam, Rossellini visto da Rossellini, che era un critto film, no? Cinema raccontato attraverso il cinema. E dopo 2 anni ho fatto il mio primo critto film, Le Ceneri di Pasolini, e poi ho fatto Autoritratto di De Sica, eccetera, fino all'ultimo, che ho potuto fare solo grazie a lui. Buster Keaton Autoritratto, e ne parlo solo perché lui ha chiesto a tutti di dire, concludendo, sto concludendo, che stiamo facendo
Il 20 di gennaio all'Apollo 11, grazie a Ravesi, si proietterà Buster Keaton autoritratto. Ho fatto l'autoritratto di Buster Keaton. Sì, grazie a lui. Lui mi ha dato i DVD, ha discusso con me, siamo stati un pomeriggio a lavorare, insomma, e no? Quindi la figura di Adriano è fondamentale. E chiudo con questa cosa. Allora, se vogliamo crescere dobbiamo identificarci, ma identificarci non è l'identità, non sta dietro, l'identità è un progetto. Quindi dobbiamo progettarci e scegliere cosa fare, no? Costruire un linguaggio guidati anche da teorie. Un'altra, ultima ragione del perché non ci espandiamo è perché la maggioranza dei critici cinematografici italiani, giornalisti cinematografici, teorici del cinema, per invidia non si avvicinano al movimento, non ne parlano, perché pensano di portare acqua al mulino di Avrà. Il peggiore si chiama Goffredo Fofi, il quale negli ultimi mesi e negli ultimi anni ha pontificato da internazionale.it, mai parlando di questo che siamo noi, di questo che fa lui, per semplice invidia. L'ultima volta che l'ho visto, e vi chiudo, Piazza Vittorio in Roma, io vado, lui viene, mi guarda da lontano e mi fa: fate schifo. Fate schifo chi? Voi italiani non mi meritate. Grazie, ma chi sta in piedi? Ci sono posti a sedere, eh? Perché stavi in piedi? Pasquale ha fatto un discorso sull'estetica. Io voglio sollevare un discorso invece più terra terra, se vogliamo, e cioè molti, la maggior parte dei film di fuori norma sono film illegali, in quanto le leggi italiane, che sono state fatte sulla base del cinema prodotto dall'industria, non prevedono che possa esistere un cinema fatto produttivamente alla maniera con cui vengono fatti i vostri film. Questo significa che molti dei vostri film, se per caso un ispirato funzionario della RAI volesse comprarlo, non lo può comprare perché non ha il visto di censura, o come si chiama, il nulla osta, perché non è stato iscritto al pubblico registro cinematografico, perché non prevede una troupe numerosissima come impongono i sindacati, eccetera, eccetera. Questa cosa mi è stata rivelata pochi giorni fa, non ci avevo mai pensato a questo fatto, da lui, da te, che ti invito adesso a venire qui e spiegare come funziona il cinema. Francesco Torelli è un produttore. Buongiorno a tutti. Allora, diciamo, innanzitutto la normativa recentemente cambiata ha permesso ai film a posteriori, cioè dopo che sono stati fatti, di essere in qualche modo condonati, nel senso che volendo si può a posteriori, fin finito, fare una sorta, mentre prima era impossibile, si può fare una sorta di condono e rendere il film fruibile. Questo presuppone il fatto che il film non abbia ricevuto alcun finanziamento, perché non esisteva prima, per cui a posteriori. Allora, io parto da un discorso che mi fece qualche mese fa Tarkovsky, che mi disse: vedi, per fare la vera democrazia è la poesia, perché la poesia, se tu il foglio di carta bianco, è una matita.
nel caso del cinema questo non è possibile. Questo lo diceva perché non esisteva ancora il digitale. Adesso col digitale, con una spesa diciamo abbordabile, si riesce ad avere la struttura per poter creare. Prima c'era l'impossibilità di poter agire in quanto la pellicola, l'operatore, la cinepresa, insomma era un'impresa ardua e complicatissima, e ci sono degli eroi che l'hanno, sono riusciti a vincerla anche senza. Adesso con il digitale in teoria si potrebbe creare bellezza come se fosse una poesia, nel senso che c'è stata una democratizzazione dell'evento creativo cinematografico. E io quello che mi ponevo come problema era: ma è possibile riuscire a permettere di realizzare questi prodotti audiovisivi? Io parlo in termini produttivi, per cui prodotti, ma nel senso di creazioni, senza aspettare a posteriori, cioè che un autore abbia insieme a un circolo di amici eroici fatto con le proprie spese, autofinanziato il prodotto e poi lo porta a posteriori. È possibile invece a priori dire: io farò una cosa che esula dalla norma, e per questo è fuori norma, e però posso chiedere, dato che sono sotto una certa cifra, dato che sono sotto una cosa, un aiuto preventivo, cioè posso dire, fare la raccolta di fondi, quello che fa un produttore per un film, diciamo, tra virgolette, normale, e permettere così all'autore di avere un minimo di disponibilità, cioè non dico di avere... Questo cosa vuol dire? Vorrebbe dire creare una normativa che permetta la realizzazione di questa cosa, cioè permetta, iscrivendosi a una determinata cosa, chiedere alle Film Commission un intervento, chiedere alla RAI di costituire un microfondo che possa permettere queste azioni, e, insomma, a priori. Ovviamente questo cozza con la legge, perché la legge, addirittura adesso c'è si stanno rifacendo i contratti nazionali, per cui ci sta un'insistenza, a mio avviso per certi versi giustissima e sacrosanta, per certi versi potrebbe sembrare mio, però comunque sulla definizione di tutti i ruoli all'interno della produzione, singolo caso per singolo caso, dall'autore del backstage all'autore al fotografo di scena all'operatore che non deve essere il direttore della fotografia e così via, i doppi ruoli. Figuriamoci se si può parlare di una cosa dove si gira con il regista che spesso sta in macchina, che è un fonico che fa anche il microfonista, una persona che segue i costumi, le scene, cioè si gira in 3 o 4, figuriamoci se questo può rientrare. Appunto per questo l'esigenza è: si può fare in modo normativamente di permettere diciamo all'autore, che io vedo sempre come un sorto di Don Chisciotte, di avere il proprio Sancho Panza dietro con Somarello che lo segue, dice: aspetta, facciamo così, vediamo un attimo se si riesce a fare colà, e aiutare, perché la solitudine dell'autore è una delle cose più tragiche, diciamo. E è vero che Puccini dice: in povertà mi allieta, mi sciallo il gran signore, però avere la possibilità del piccolo, di una difesa e di un qualcosa che ti protegga, e questo forse potrebbe essere una cosa indispensabile a aumentare e a migliorare l'esito. È vero che molto spesso per aspera ad astra, però se fosse un po' meno aspra, diciamo, saremmo tutti, credo, più contenti. Questa era la domanda che io mi ponevo. Grazie, non ho capito, non so qual era la domanda perché stavo fuori a fumare. Vuole rispondere un altro produttore che si chiama Giancarlo Grande, o commentare? Lascio il posto. Sì. Grazie.
Salve a tutti, io posso parlare della mia esperienza che deriva da produrre a Parigi e le problematiche portate sia appunto dal mio collega ma anche da tanti registi italiani sicuramente esistono anche in Francia. E in Francia che cosa hanno fatto? Hanno istituito dei fondi sia per il cinema detto sperimentale, c'è proprio il Sensé che è il nostro MIBAC, fondamentalmente offre dei fondi per il cinema ma anche fuori norma, diciamo, e in parallelo ci sono altre associazioni che o organizzazioni, mi viene in mente il GREC per esempio, piuttosto che altri fondi che cercano di sostenere un cinema molto indipendente, legato all'arte contemporanea, per esempio, e finanziare opere anche di giovani, che mi sembra che in Italia sia un po' più complicato per via dei punti, punteggi, eccetera, eccetera. Adesso forse è cambiato. E questo penso sia molto utile insieme a un'altra riforma che in Francia esiste, l'intermittence du spettacle, che permette anche alle persone che non riescono a lavorare con continuità di avere possibilità di continuare a occuparsi della parte creativa senza dover sfiancarsi nel cercare il lavoretto o piuttosto che appunto cambiare anche prospettiva perché non riesce a tirare a fine mese. E questo anche in Francia ci sono moltissimi artisti, ma lo Stato appunto con l'intermittenza, adesso non so se l'intermittenza fondamentalmente è una sorta di sussidio molto corposo che viene dato a, intanto non si chiama reddito per i poveri eccetera eccetera, si chiama intermittenza dello spettacolo, ha una dignità anche di nome suo. E fondamentalmente se un regista ha tre buste paga o i cachet, insomma 500 ore all'anno, riesce a ottenere per 10 mesi, 12 mesi l'80% dello stipendio percepito in questi tre mesi di lavoro, o se non sono continuativi, insomma in queste ore 500 ore lavorate. Questo ovviamente dà una possibilità grossa per chi vuole creare. Questa credo che sia una riforma che in Italia sarebbe molto, molto bella e molto utile anche, e darebbe dignità all'idea di creazione invece di sottometterla a ciò che è legato alla produzione, all'ottenimento di fondi, quasi come se chi può permettersi di creare deve avere dietro già dei fondi o già delle prospettive economiche, e che è un po' in antitesi col concetto di arte, che è libera a priori appunto dall'idea di dover per forza guadagnare. Non sarebbe lavoro, non sarebbe arte. E questo qua, ecco, diciamo che è la mia esperienza. Io poi ho sentito che ci sono anche degli autori, degli artisti, dei registi che vengono da Parigi, non solo loro, ma anche in qualità proprio di registi, se possono dire la loro esperienza e se gli è servita anche a creare un cinema fuori norma, che benefici si ha per esempio in Francia appunto per poter agire liberamente in quanto registi, peraltro italiani. Questa cosa dell'Europa che ha permesso la circolazione in effetti dei lavori, delle competenze, trovo che sia anche molto bella e moderna questa cosa qua. Quindi magari potrebbe essere interessante. C'è un problema analogo che riguarda quelli che io ho classificato cortometraggi. Esistono, credo in Italia, dei fondi per i cortometraggi, ma credo che debbano essere dei cortometraggi, non me ne intendo molto, lo dico subito, credo debbano essere dei cortometraggi di finzione oppure documentari secondo la suddivisione, mentre invece nessuno praticamente dei nostri cortometraggi credo che possa rientrare in queste categorie. Come mai si producono questi cortometraggi che spesso vengono classificate come video arte o analoghe formule? All'estero, non
solo in Francia, esistono fondazioni, musei d'arte, che, come dire, credo che desiderano finanziare questo tipo di opere. In Italia non esiste nulla di questo genere. Francesca Fini, te ne intendi un po' più di me di questo. Vuoi... Ma non dal punto di vista vieni. Non dal punto di vista produttivo, però. So che in moltissimi paesi ci sono delle fondazioni, appunto, ma anche delle istituzioni statali che si occupano di finanziare la videoarte, i corti sperimentali. In Italia, cioè, la mia esperienza anche di conoscenza dell'ambiente, di frequentazione di altri video artisti, diciamo che comunque si tratta sempre nel 90% di autoproduzioni per quanto riguarda la parte video artistica. Molte di queste opere sono fortunatamente opere di computer grafica, di animazione, per cui da questo punto di vista il rapporto è tra... Oramai, visto che sono mezzi comunque quelli della dei software, delle macchine che oramai sono abbastanza accessibili, è il rapporto dell'autore con la macchina. Quindi bypassando completamente, e questa è una cosa molto interessante perché poi ha portato anche lo sviluppo del linguaggio dell'animazione, o con la macchina ma anche con la carta, perché si parla anche di animazione proprio fatta artigianalmente, stop motion e altre cose. Quindi quello è il rapporto dell'autore con il mezzo di produzione, che è assolutamente autoreferenziale, assolutamente personale e individuale. Devo dire, questo va bypassando la necessità di avere una troupe, di avere tutto quello che implica poi la produzione. Questo funziona moltissimo nella videoarte e nel cortometraggio, chiaramente è una soluzione forte, che però ha portato anche, proprio perché gli autori poi fanno di necessità virtù, lo sviluppo di una serie di linguaggi molto, molto importanti nella videoarte. Abbiamo, non so, Virgilio Iloresi, che è uno dei più grandi animatori, che lui comunque lavora anche con mezzi, perché fa molto lavoro anche commerciale, però è partito da quel tipo di approccio, cioè il rapporto tra l'autore e i mezzi che sono a sua disposizione, che sono appunto dalla macchina ad altri mezzi di produzione, e vai passando per il rapporto, la necessità di avere tutta la struttura che ha un film normale intorno. Quindi questa è la mia esperienza. Io moltissimi di questi autori italiani di videoarte li incontro nei festival, ci incontriamo forse più all'estero che in Italia periodicamente, e devo dire che in quasi tutti i festival grandi di videoarte, che sono Videoform, per esempio a Clermont-Ferrand, oppure tutto il circuito del New Media Art Festival di Cologne Off, di Agricola, Wilfred Agricola di Cologne, poi c'è, io ho visto Enrico Tomaselli qui, che però non c'è più, che è il direttore di Magmart, che è questo festival di videoarte a Napoli, che ha raccolto un archivio pazzesco nel corso degli anni, e lui fa parte di questi circuiti, tra cui Fonlad, che è un circuito portoghese, il circuito di Colonia, tutto un circuito di videoarte, e noi periodicamente siamo la stessa compagnia di giro, per cui ci incontriamo in tutti questi appuntamenti. E devo dire che quasi sempre, soprattutto quando ci sono dei concorsi o dei premi, quasi sempre c'è un italiano che si piazza ai posti migliori. E una volta ne parlavo con Gianluca Abate, perché ci siamo trovati al Videoform, che eravamo tutti e due sul palco perché avevamo vinto i premi più importanti di questo festival a Clermont-Ferrand. E praticamente poi dopo questo festival c'è stata una festa, e uno di questi autori ci ha avvicinato dicendoci: ah certo, voi italiani avete una grande creatività, fate sempre le cose più belle anche se non avete una lira, forse è questo il segreto. Noi pensavo che l'avremmo voluto picchiare, chiaramente, perché poi se vedevi i titoli di coda di tutti questi francesi, che magari hanno fatto delle cose veramente orribili adesso oppure insomma non particolarmente particolarmente creative, però avevano nei titoli di coda fondazioni, produzioni, e noi invece avevamo due o tre nomi nei titoli di coda, no?
io, me stessa e forse qualcuno che aveva organizzato le musiche o che aveva fatto sound design o il mixaggio, in genere lì che poi si investono i soldi, i pochi soldi che si hanno. Però ecco, adesso non voglio dilungarmi, diciamo che io come dal punto di vista produttivamente non ho grandi esperienze da questo punto di vista, si tratta quasi sempre di autoproduzioni o di produzioni a zero budget, perché sono prodotte appunto semplice, cioè l'investimento è il tempo dell'autore nel suo rapporto onirico con la macchina. Questa è la mia esperienza, diciamo, nell'80% dei casi. Grazie. Noi prima, Marco Bellocchio parlava di piattaforma. In effetti stiamo progettando una piattaforma dove poter vedere i film fuori norma, non solo quelli che io ho selezionato, anche tanti altri, a rigore anche film del passato che sono dimenticati. Certo, c'è i problemi dei benedetti aventi diritto, non è mai l'autore l'avente diritto, o quasi mai, e anche film stranieri, perché no, però per ora non facciamo il passo più lungo della gamba. Vorrei invitare Davide Ippolito a spiegarci qual è il nostro progetto. Grazie Adriano, buonasera a tutti, io mi presento, sono Davide Ippolito del nome, ho una doppia veste, un doppio animo in cui mi trovo qui, cioè un animo di amante del cinema, di persona che ha fatto cinema, in particolare con Vedofago ho fatto una tesi sperimentale con un cartone animato, poi ho fatto qualche film, qualche documentario e sono molto appassionato di cinema, lo porto avanti come passione, ma dall'altro lato nel 2007 ho fondato una società che invece si occupa di digital sostanzialmente e nel corso degli anni è cresciuta tanto, oggi lavora con le principali organizzazioni italiane, i cosiddetti poteri forti, e lavoriamo tutti con tutti i poteri forti, quindi non ci sono problemi. Qualche mese fa Amedeo Fago mi segnalò la sua idea sostanzialmente perché mi parlò del progetto di Adriano e quindi mi disse: ah, c'è questo progetto bellissimo, fuori norma, io non ne avevo sentito all'epoca parlare, la cosa bella sarebbe fare, ci stanno le piattaforme Netflix, cioè la piattaforma Amazon Prime Video, perché non facciamo una piattaforma per fuori norma? E questo progetto, nato un po' così, si è pian piano evoluto, perché il problema, che poi il nostro metodo analitico al quale iniziamo a ragionare sulle cose, è: ok, ma andiamo a capire che cosa dobbiamo fare per fare una piattaforma, non basta prendere e mettere in streaming i 90 e passa film selezionati da fuori norma, non avrebbe senso, ci si scontrerebbe oggi con realtà quali appunto Netflix, Disney Plus, Apple, Amazon Prime Video, e quindi sono dei colossi. Oggi il web è diventato più costoso dell'offline, quindi fare pubblicità online è diventato molto proibitivo. In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia io realizzai un piccolo corto animato, un po' neoborbonico, cioè non era molto favorevole all'Unità d'Italia, diciamoci, però lasciamo stare il tema, uscì proprio il 17 marzo ed ebbe circa 500.000 persone che l'hanno visto, tanto clamore mediatico, molte condivisioni. Oggi questo, a distanza solo di 6 anni, non sarebbe neanche più possibile, quindi anche trovare quella visibilità online che appena 5-6 anni fa era facile da trovare, non è più possibile. E così è nato questo progetto. Il progetto è nel nome di Rossellini, quindi la piattaforma si chiamerà Rossellini e si basa principalmente sui dati statistici che abbiamo trovato, ovvero oltre 1 milione di persone sui motori di ricerca, perché i motori di ricerca che esistono sono Google, sono YouTube, sono Amazon, questi sono un po' i motori di ricerca principali, cercano film indipendenti, 1 milione di persone fanno una richiesta di film indipendenti, lo fanno sui canali sbagliati, perché YouTube e Vimeo, che sono piattaforme che magari molti di voi utilizzano, ovviamente mettono insieme contenuti in maniera indistinta di qualsiasi genere. E abbiamo analizzato un'altra cosa, io sono abbonato a tutte le piattaforme, cioè tutte quante, e
credo, quello che vi dico per chi ha queste piattaforme non è una cosa nuova, la sera spesso si passa là il tempo a guardare film su film, a scegliere, cioè alla fine non guardi niente, stai là, scegli, diciamo, potrei vedere questo, no, questo, no, ma com'è questo, alla fine non guardi niente. E quindi l'altro elemento sul quale siamo focalizzati è proprio l'idea che i contenuti sono troppi, cioè oggi con Sky, Netflix, Amazon e poi per andare al cinema e poi per andare, abbiamo una miriade di contenuti che nel momento in cui siamo abbonati a queste piattaforme in realtà non sappiamo scegliere. Paradossalmente c'era solo Rai 1, faceva Carosello, poi sera adesso trasmetteva un film, ce lo vedevamo tutti perché non c'era scelta. Oggi è diventato difficile scegliere, quindi in realtà il processo su cui si baserà, basa Rossellini, è proprio invece quello della selezione, cioè andare a selezionare dei prodotti filmici fuori norma sostanzialmente, nel nome di Rossellini poi sostanzialmente, selezionati da dei critici, quindi in particolare il progetto inizia sicuramente con Fuori Norma e con Adriano Bra, ma in futuro potrebbe esserci appunto una selezione di Marco Bellocchio piuttosto che la selezione di altri critici e di altre situazioni. E non è l'acquisto di un altro abbonamento, non è l'acquisto di un singolo film a noleggio come ha fatto la Apple, ma è proprio l'idea invece di presentare allo spettatore dei percorsi selezionati e quindi dire c'è questo percorso selezionato da Adriano Abra che si basa su 6 film, ormai ho capito che li chiamare tutti 6 film, ma all'interno di questi 6 film ci sarà un lungometraggio, un cortometraggio, un mediometraggio, un documentario, mi permetto di fare i generi giusto per far capire che sono 6 film che seguono un percorso lineare, che vengono presentati e vengono argomentati da chi li ha selezionati e quindi uno acquista questo percorso. L'obiettivo principale sostanzialmente è quello di andare poi ad abbattere l'intermediazione e quindi l'autore, il selezionatore e la piattaforma per sostenersi hanno un modello di monetizzazione, quindi sostanzialmente se l'obiettivo potrebbe essere a livello diciamo semplicistico, magari poi la cifra non sarà questa, però di arrivare anche a riuscire a premiare il singolo film con un euro a visualizzazione, dicendo, sarebbe una gran cosa, calcolando che oggi piattaforme che ti permettono di monetizzare, anche come YouTube o Netflix, parlano di 0,10, 0,8, 0,5. Questo per permettere di creare davvero una vicinanza con e rendere indistinto un po' tutto il mondo cinematografico. Vi racconto solo un piccolo aneddoto. Spotify, che è un sistema di royalty, non so, conoscete tutti Spotify, immagino? Se qualcuno la conosce, ok. Fa una cosa di mio con la musica, qua, ok. Spotify ha creato un nuovo modello di monetizzazione. Ovviamente da questo punto di vista sono nate molte riforme. Oggi nascono l'80% delle canzoni che vengono fatte dalle maglie pubblicitarie vengono fatte sotto i 3 minuti perché Spotify fa monetizzare gli ascolti e quindi sostanzialmente conviene fare una canzone breve che uno si ascolta un sacco di volte piuttosto che fare un'opera più lunga. Bene, stiamo cercando del motivo per cui poi questo progetto di Tempo e Tempo anche di fare tesoro di queste esperienze per cercare di creare un modello di monetizzazione giusto nei confronti degli autori, nei confronti dei selezionatori e soprattutto che offra allo spettatore una selezione sempre costante e di contenuti che però non vengono cumulati, quindi non si troveranno mai 200 film, ma ci saranno sempre 2 percorsi alla volta, che verranno di volte molto messi davanti. Io spero di averlo espresso nella maniera più semplice, se avete domande ovviamente posso rispondere. Qualche domanda? Non so se ci arriva. Volevo chiedervi se conoscete la piattaforma indiecinema.it e se avete intenzione di mettervi in relazione o no. Questa domanda è ad Adriano, a me o politica? Politica. Faccio rispondere ad Adriano. No. So appena qualche giorno fa ho visto che c'è questa cosa, ma non ho fatto il tempo a rifletterci. Tu la conosci? Io conosco un po' tutti quelle che le piattaforme che sono nate in tal senso, cioè su
DJ di destra, cioè in cinema c'è Mobi, per esempio, che è un'altra piattaforma che fa la film. Io credo che il problema e la soluzione sia di fare qualcosa con cinema di completamente diverso, e questo qualcosa di completamente diverso è sia nell'esperienza di fruizione sia nella creazione reale di una community, cioè sostanzialmente andare a intercettare una domanda latente, ma con un'offerta dove il valore aggiunto viene proprio dalla selezione. Quindi fondamentalmente ti rispondo, permetto di darti il tuo, tanto stiamo ok, che la piattaforma lì non ha la selezione di Adriano Brand, quindi per me è già chiuso, è l'unica. No, e beh, però è tanta, eh. È la differenza che c'è tra proiettare i film di Marco Bellocchio con Marco Bellocchio presente e la sala piena, e proiettare i film senza Marco Bellocchio, ok? Un marchio di fabbrica. Un altro dei problemi che è stato trattato è quello che riguarda le sale cinematografiche. Allora, io prima ho detto che i cinema commerciali non vogliono proiettare i film fuori norma perché sono fuori norma. Vogliono proiettare solo i film che rientrano nella norma. Cos'è questa norma? È ciò che loro pensano che gli spettatori, che il pubblico anzi, desidera. Cioè un livello basso di espressione artistica. Però, curiosamente, assieme a tanti cineasti indipendenti, sono nate in Italia molte sale indipendenti che fanno una politica diversa, che non possono proiettare i film commerciali perché i distributori non li vogliono dare a queste sale proprio perché sono indipendenti, e che quindi proiettano altro. Giacomo Ravesi, sì, Giacomo Ravesi lavora, fra le altre cose, all'Apollo 11, che è una di queste sale indipendenti. Salve a tutti, ciao, buongiorno, grazie Adriano. Sì, il discorso è chiaramente molto vasto, adesso se ne intersecano tanti di discorsi, tra l'altro. Allora, all'Apollo 11 è una delle sale, è un'associazione culturale che sceglie i film innanzitutto, perché molte sale industriali spesso non le scelgono, cioè c'è un programma, c'è una programmazione, ci sono dei film che vanno in rotazione, c'è la distribuzione che parla con l'esercente, si tengono coordinate le uscite, c'è tutto un sistema distributivo. E spesso l'esercente, questa è anche un'altra cosa che io ho scoperto da poco, perché comunque sono pochi anni che mi occupo anche di questo, e l'esercente non li vede i film, conosce il distributore e li mette piano piano in cartellone. È vero, questo non so quanto ha ragione, appunto, come ricordava Silvana Costi, Roma è stata il luogo di tante sale d'essai, di tante sale che proiettavano fuori da questa logica, che è, sì, che è prevalentemente commerciale. È vero, comunque, diciamo che in questa fase, quindi quando anche tu, Adriano, hai iniziato a ragionare da un punto di vista, e questo io credo che sia l'importanza comunque del progetto Fuori Norma, da un punto di vista critico, estetico, culturale, che cosa era il cinema, che cosa è il cinema italiano oggi, oltre a quello che si vede in sala quasi per norma o per prassi, mi viene da dire. E c'è stato, in effetti, anche alcune sale hanno riniziato a programmare, c'è stato un nuovo fermento, la storia dell'Apollo 11, in quegli anni noi abbiamo deciso, abbiamo un po' riorganizzato il gruppo di lavoro, abbiamo per esempio deciso di riaprire al pubblico tutti i giorni, che prima non era così, si facevano solo gli eventi,
abbiamo ideato l'idea di lavorare sull'evento, un po' l'idea di prima, no? Bellocchio che presenta a presentare il film porta tanto pubblico, il film di Bellocchio da solo senza di lui porta pochi spettatori. Eventizzare, insomma, tutte questioni che sono ampiamente note. E la cosa per noi è stato in questo senso molto naturale. Io vedevo dei film, quando mi hanno chiamato all'Apollo 11 mi hanno detto di lavorare soprattutto sul documentario di creazione italiana, che poi le terminologie hanno la loro, insomma, la valenza che trovano. E quindi però, insomma, si capiva a che opere dovevo far, insomma, no, dovevo far vedere. Le opere fuori no, poi abbiamo iniziato a vedere i film insieme, alcuni Adriano, e potevano rientrare sia nella nozione di fuori norma, della rassegna fuori norma, che nella normale programmazione, eventi dei documentari contemporanei dell'Apollo 11. Questo è stato naturale, perché noi abbiamo iniziato a vedere i film e a sceglierli. E abbiamo, secondo me, innanzitutto da un punto di vista stilistico, capito che c'era un rinnovamento delle pratiche. Questo per noi quindi, ecco, quindi è stato tutto naturale e l'abbiamo iniziato a mettere in programmazione. Abbiamo cercato di portare sempre l'autore, come abbiamo fatto, ha avuto dei risultati buoni in alcuni casi, altre volte un po' meno, però abbiamo creato quello che Silvano conosce bene, abbiamo fidelizzato un pubblico, abbiamo creato un gruppo di spettatori, non un pubblico, ma un gruppo di spettatori, come Adriana ha spesso mostrato questa distinzione tra lo spettatore singolo, individuale, e chiaramente il pubblico, la massa disorganizzata. Allora, questo è un futuro? Non lo so. È una possibilità, è, se vogliamo, una zattera, è un modo per testimoniare, per provare a mantenere la propria esistenza. Però nello stesso tempo io devo dire, pur in una situazione comunque dove, insomma, dove non ci sono magari incassi o una sostenibilità economica particolare, io devo dire che però negli ultimi anni, e questo dipende molto anche da cosa, che cosa mira l'autore, il regista, voglio dire, perché se vogliamo fare il cinema underground vero, l'autore se ne frega che film venga, che abbia uno spettatore, che abbia un pubblico, e quindi è un'altra storia che si può integrare. Però negli ultimi anni abbiamo visto, adesso anche se le tue previsioni sono molto drastiche, un interessamento, quanto vuoi, di alcuni autori, per esempio, a lavorare anche con, che sono nel catalogo fuori norma, con per esempio dei fondi ministeriali o che hanno avuto delle distribuzioni, magari non quelle eclatanti, però per esempio quelle dell'Istituto Luce, che hanno trovato, diciamo, una formula, non lo so, di mediazione, vogliamo dire. No, secondo me non è una formula di mediazione, è più una riconoscibilità, insomma, qualcosa è cambiato. Ci sono stati degli esordi, soprattutto nel cinema documentario, diciamo, che adesso Adele Tulli di Normal, per esempio, è un'attrice di questo tipo, che ha lavorato in questo. Ci sono delle figure, anche questo, che potrebbero far ben sperare, dei produttori che in cui ci si può riconoscere un'estetica fuori norma, e questo anche può essere positivo. Credo che, secondo me, la formula appunto della sala che diventa evento funziona sempre, l'idea del festival, dell'incontro tra gli autori funziona sempre, forse il festival deve avere ancora quella centralità fondamentale, come è stato la mostra del cinema di Pesaro per tantissimi anni, chiaramente, ma anche in alcuni eventi più recenti, no? Alcune situazioni, satellite. È chiaramente nato fuori norma, satellite, eccetera. Ecco, e questo secondo me è un modo ottimale per relazionarsi, diciamo, da un punto di vista distributivo, che può assolutamente essere integrato a, per esempio, le piattaforme sul web, perché l'importante è che questi film vengano visti, da un punto di vista anche generazionale, perché una cosa di cui mi accorgo è che anche il pubblico dell'Apollo 11 è un pubblico grande in età, diciamo, non, insomma,
anche gli studenti universitari è difficile portarli a vedere, invece bisogna fare un lavoro fondamentale, perché se le persone vedono queste opere possono capire anche che c'è un altro tipo di cinema e che questo altro tipo di cinema deve andare, può essere ricercato, studiato. Tra l'altro, ecco, un altro elemento importante secondo me di Fuori Norma è che, oltre a creare un affresco della situazione dello Stato italiano, dello Stato in Italia, appunto del cinema di ricerca, è stato anche quello di scouting, quello di scoprire delle realtà, dei giovani autori, che è un lavoro che Adriano, lo dico sempre, ha fatto in una dimensione di militanza, ma una militanza, no, insomma, per lui chiaramente anche politica e ideologica, però secondo me soprattutto estetica, dove chiaramente l'estetica è politica, però andare a scoprire, a vedere, essere entusiasti di scoprire degli nuovi autori, di scoprire delle nuove visioni. E questo, quando si sposa anche ad un tipo di programmazione di una sala, diventa qualcosa che secondo me può germogliare. Poi se mai ne riparliamo adesso. Grazie. Noi abbiamo programmato soprattutto a Roma, se non soltanto, perché conosciamo la situazione di Roma. Il problema è fuori Roma e dato che siamo un piccolissimo gruppo non ci siamo potuti permettere il lusso di lavorare a fondo fuori Roma, anche perché, devo essere sincero, io a un certo punto l'altro anno ho mandato non so più quante mail a una serie di cinema indipendenti, insomma, che corrispondevano all'idea che io ho di una sala indipendente, e quasi nessuno mi ha risposto. Poi non avevo proprio tempo né voglia di dedicarmi a approfondire la cosa, perché penso che debbano essere gli autori non romani che debbono farsi carico di questo compito se vogliono che i loro film e i film altrui vengano visti al di fuori di questa città. Quindi è un appello agli autori non romani perché si diano da fare, cioè non è che non basta che mandano una mail, guarda che c'è questo cinema, ma che lavorino sul campo come abbiamo fatto noi a Roma. Io credo che abbiamo buttato un sacco di argomenti e chi vuole, chi ha voglia di intervenire? Salve, mi seguo perché ho la gamba zoppa, scusatemi. Io sono un po' una pulce in questa situazione, un ospite, sono stato invitato da Amedeo Fago perché avevamo avuto uno scambio un mesetto fa e mi aveva invitato a conoscere la vostra realtà di cui mi sono particolarmente innamorato, e vorrei un attimino riprendere la questione dell'identità che era stata inizialmente aperta. Scusa, sì. Presentati. Sono Paolo Nepi, mi occupo di cinema e innovazione, ho fatto il centro sperimentale dell'Aquila e poi mi sono occupato di startup, non so se conoscete movieday.it, che è una casa di distribuzione, l'ho fondata io insieme a un altro ragazzo. E dopo questo mi sono ritrovato poi, dopo l'esperienza della startup, a voler fare il primo film, e affrontando appunto il problema dell'identità del film, ho iniziato a fare un'analisi sociologica per capire il fenomeno che stava avvenendo. Come dice Adriano, diciamo, c'è grande fermento, si vede, io ho cercato i film che avete recensito, li ho guardati quando li ho trovati e ho trovato qualcosa che rispecchiava anche in me. E vorrei però focalizzare l'attenzione, proprio perché si parla di movimento culturale, su quello che deve stare alla base di un movimento culturale. Cioè, tendenzialmente, se riprendiamo i più classici, neorealismo, Nouvelle Vague, c'era stato o una scoperta tecnologica che aveva rivoluzionato il mondo del cinema, ma aveva permesso a nuovi autori di entrare
nel mercato, o delle situazioni nazionali come il neorealismo che avevano qualcosa da raccontare. Io in questo ultimo anno e mezzo ho studiato per capire appunto quale fosse la situazione e ho trovato una mia chiave che volevo condividere, perché fra l'altro Adriano ha utilizzato nel suo libro una parola che è proprio quella del movimento culturale, che ho iniziato a pensare, che poi però trovando fuori norma mi sono voluto un attimino inserire con voi, che è il nomadismo digitale. Con la rivoluzione digitale, di fatto, e io parlo della mia generazione, che è una generazione particolare, perché la generazione Y, che va dagli anni 80 al 2000, ha vissuto a cavallo tra due ere, cioè il Novecento e l'era digitale. Quindi io ho i miei genitori che mi hanno formato culturalmente con dei concetti lineari: la famiglia, il lavoro che c'è sempre, studia, che se studi trovi lavoro, il concetto di comunità che era di un certo tipo, e che poi invece a 20 anni mi sono riscoperto in un mondo totalmente diverso. Quindi ho cominciato ad analizzare appunto questo concetto di linearità del Novecento, che invece ho visto sperdersi con l'arrivo dell'era digitale. Faccio degli esempi semplici perché a volte non ce ne accorgiamo neanche. Era tradizione nostra andare a mangiare a cena fuori, e mangiare a cena fuori è un concetto lineare: antipasto, primo, secondo, dolce, si va da un inizio a una fine. Sono arrivati di moda gli happy hour a buffet, dove c'è un molteplice assaggio. Vi faccio un altro esempio: nell'amore conoscevi una ragazza, ti ci fidanzavi, la sposavi, ci facevi figli. Adesso le relazioni, parlo della mia generazione, quindi è un'esperienza personale, avvengono su Tinder, dove c'è una continua ricerca di nuove esperienze, un'app di dating praticamente che mette in connessione persone che vogliono conoscersi, e produce non una linearità di un rapporto, ma un molteplice assaggio. Questa cosa è avvenuta anche nel cinema, anche se non del tutto la trasformazione, però possiamo tranquillamente notare che a livello di pubblico generico i film hanno lasciato spazio alle serie TV, e i film hanno un concetto lineare, hanno un inizio, uno svolgimento, una fine. La serie TV, con l'arrivo di Lost, che è stata la prima che ha segnato l'era digitale da questo punto di vista, ha introdotto una narrazione per cui iniziavi a vedere qualcosa senza neanche sapere se finiva. Quindi già il concetto del finale non c'era più, era focalizzato all'inizio. E in più rilasciava delle trame molto aperte, in modo tale che chi guardava sapeva che sarebbe arrivato qualcosa, ma non sapeva che cosa. Quindi anche lì un concetto non lineare, che poi magari si andava a chiudere col finale, ma come abbiamo visto molto spesso queste serie TV poi hanno dei finali tremendi, proprio perché non nascono con la concezione di un messaggio finale. Un altro aspetto, nelle aziende, prima si faceva l'impresa. L'impresa è un termine, cioè le parole, come diceva Nanni Moretti, sono importanti, no? L'impresa è qualcosa che va in una direzione e che pretende un percorso lungo, anche centenario, e invece adesso le imprese centenarie chiudono e nascono le start-up, dove il focus principale è all'inizio. Quindi io mi sono reso conto che la rivoluzione digitale ha proprio cambiato non il fatto di avere una telecamera che fa le riprese in modo digitale invece che in pellicola, ha proprio cambiato un modello di pensiero e di approccio alla vita. Io ho 34 anni, ho cambiato 26 case in 34 anni, 9 lavori, 6 città, 2 paesi, ho fatto una startup e adesso sto facendo la seconda. Quindi sono un nomade. Poi la mia vita ha avuto, per fare il film ho fatto un test di DNA, ho scoperto di avere origini nomadi, sono andato in Niger, ho fatto un viaggio diciamo pazzesco, e mi ha fatto capire questa cosa, che in realtà è proprio il tipo di linguaggio del film che secondo me dovrebbe cambiare per poter aderire realmente a quella che è la realtà d'oggi. Poi naturalmente il mio è un discorso generazionale, posso capire che magari persone di 60 anni o di 50 anni non hanno vissuto la mia esperienza, non hanno vissuto questo passaggio, la delusione di avere una progettualità, di scoprire che i genitori, quello che ti insegnano in qualche modo, diventano regole che non sono valide per il gioco che giochiamo oggi nella vita. Però
credo che un nuovo linguaggio possa essere utilizzato. Ve lo lancio, poi mollo il microfono, però nel caso se siete interessati possiamo anche parlarne e discuterne. Il concetto mio era, che avevo diciamo valutato, era il fatto che abbiamo smesso di valutare noi come autori il mezzo di fruizione come un portatore di messaggio. Cioè per noi adesso il nuovo mezzo di fruizione, che è l'ambito digitale, la piattaforma digitale, che sia Netflix, che sia quello che è un mercato, è concepito come un mercato. Ma in realtà il mezzo di fruizione è sempre stato un portatore di messaggio. Se voi leggete un messaggio che vi arriva su WhatsApp, ha un valore. Se lo stesso messaggio lo ricevete da una lettera di un avvocato, ha un altro valore, perché è il mezzo di fruizione. Quindi l'idea mia, che adesso condivido con voi, è quella di iniziare a pensare a questi strumenti come integrativi del cinema. Lo so che fa paura, però lo so perfettamente. Però un telefono, un video che viene visto sul telefono, non è uguale a un video che viene visto al cinema. L'esperienza è totalmente diversa, completamente diversa. Il telefono è concepito in verticale. Il verticale prevede una figura personale. Non puoi fare una foto collettiva in verticale, devi girare il telefono, che però è diciamo una cosa che abbiamo iniziato a fare per diciamo adattarci, ma tendenzialmente è concepito in verticale. Quindi il tipo di regia che puoi fare in verticale è concepita per questo supporto, non per questo. Quello che noi secondo me dovremmo fare è iniziare a integrare il cinema, che ha una sua esperienza collettiva in sala che è totalmente diversa da quella che si fa a casa, in un percorso in cui magari una parte del film viene fruita su alcuni canali perché ha senso che venga fruita su quei canali, e un'altra parte del film va fruita al cinema perché è lì che effettivamente dà il massimo del suo messaggio. L'argomento è ancora molto più complesso, io ho già, è come se avessi aperto un vaso di Pandora, ho già cominciato a scrivere proprio quello che può essere il linguaggio, le opzioni che ci possono essere, le nuove formule che si possono creare, e c'è della concretezza, non è aria fritta o diciamo vaneggiamenti, però è troppo lunga da spiegare qua. Nel caso, per me sarebbe molto molto interessante poter parlare con voi, affrontare l'argomento, capire se una branca di questi autori anche fuori norma si possano sentire all'interno di questa possibile rivoluzione e cominciare a fare un cinema nomade che rappresenta i nomadi che siamo noi oggi, costretti molti di noi, altri invece scelgono diciamo felicemente, ma nel caso mio è stata una forzatura perché ero molto attaccato al Novecento, alla famiglia e a tutti quei concetti che purtroppo non ho potuto ripetere nel mondo di oggi. Questo è quanto, scusatemi. Grazie. Ci sono altri interventi? 5 minuti. Ma sono io che... Grazie Diana. Salve, mi chiamo Lampo Calenda. Dunque, due cose... due o forse tre cose semplici ascoltando, che mi sono venute in mente ascoltando questi interventi. Io sono venuto qui con molto interesse, mi dispiace non essere potuto venire prima. Allora, uno, volevo dire questo: il cinema fuori norma, diciamo, esprime un valore fondamentale. Secondo me, cioè il valore della diversità, e il valore della diversità nel mondo della scuola deve essere introdotto e deve essere affermato in una società diciamo omologata, dove tutto tende all'omologazione, perché l'omologazione è fondamentale per il consumo.
quindi c'ha una funzione proprio economica. Quindi la vostra piattaforma, la piattaforma della quale avete parlato, per esempio con dei percorsi in qualche modo tematici nell'ambito dei film che scegli, possono aiutare quegli insegnanti che hanno desiderio e necessità di contenuti, loro li chiamano contenuti multimediali, credo, cioè nel linguaggio, diciamo, educativo. Comunque potrebbero integrarsi, perché c'è tanta scelta, diciamo, c'è tanta autonomia, per quello che capisco, io non ci sto nel mondo della scuola, ma per quello che capisco c'è tanta autonomia. E i bambini, e questo lo vedo da un nipote che abita con me, che ha 11 anni, i bambini vivono questa grossa conflittualità tra le immagini di cui fruiscono sui devices e la noia profonda e spesso l'ignoranza, diciamo, che c'è nei testi. Io ho visto dei testi di storia in quinta elementare e in prima media, o delle lezioni, un tipo di biologia, che secondo me l'autore ha semplicemente preso un testo universitario, ha estrapolato alcune cose e le ha messe lì. Una cosa che per un adulto è difficile da capire. Quindi l'aiuto, cioè un film che parla di alcune di certe tematiche, e poi nella tua selezione la possibilità, un tema, di vederlo da diversi punti di vista, autori diversi, in formati diversi. Questa diversità, secondo me, nel mondo della scuola veicolata può essere uno strumento per... poi il mondo della scuola significa formare un nuovo pubblico cinematografico, e tra l'altro il programma Europa Creativa, voglio dire, c'ha i finanziamenti per la formazione del pubblico, quindi voglio dire, anche lì si possono prendere. L'altra, quindi, il valore della diversità. L'altra che voi esprimete molto bene, che trovo siete gli unici che in questo momento la... Io negli incontri che ci sono stati, quelli voluti dalla Raggi e da Bergamo alla Casa del Cinema, proprio quando ci sono stati i tavoli, sono stati 6 incontri nell'arco di alcuni mesi, proprio quando c'erano i produttori televisivi, Tozzi, Palomar e cosa, ho fatto questa proposta che sta agli atti, che la RAI prenda un pezzo del denaro pubblico che utilizza per le fiction e lo dedichi al cinema, alla sperimentazione. E provocatoriamente io ho messo 20% e sta agli atti. 20% di 200 milioni sarebbero 40 milioni. Uno, secondo me, dobbiamo avere il coraggio di chiedere, poi sta a loro dire di no, ma intanto chiedere e mettere per iscritto. Noi ci autocensuriamo e non abbiamo neanche il coraggio di chiedere. Diciamo, sì, la RAI dovrebbe mettere un fondo e finisce lì. Invece documenti scritti, dati alla stampa e creare consenso su una richiesta di questo tipo. L'altra cosa che volevo dire è questa qui. Per quanto riguarda il mercato, diciamo, dei cortometraggi o comunque del cinema indipendente, parliamo di cortometraggi, i musei laddove utilizzano installazioni multimediali hanno bisogno di materiale fatto ad hoc. Io ieri sera sono andato a Cinecittà 3 da Vittorio Muscio e ho visto un documentario bellissimo fatto da un autore che fa solo documentari, che si chiama Di Russo, non so se lo conosci, è di una certa età, lui è napoletano, bellissimo, con tantissime invenzioni e cose. Questo era uno di 5 cortometraggi finanziati da una società regionale napoletana che si occupa di cultura, e sono la parte video della mostra su Scarlatti che è a Villa Pignatelli, e questo qui in particolare era bellissimo. Questo è un autore che ha lavorato con una troupe, con un finanziamento
importante, pubblico, quindi nella ricerca dei mercati. Un'altra cosa sono i film che in qualche modo affrontano delle tematiche bene, cioè in una maniera articolata, ancorché molto personale come espressione di un punto di vista. Cioè un film sull'ambiente o un cortometraggio, quello che sia, sull'ambiente o un punto di vista originale, attraverso una fondazione o una piattaforma che si occupa specificatamente di quel tema, c'ha un suo pubblico già selezionato. Questo volevo dire. Grazie. E tuttavia il Comune di Roma, che dice proprio in quella riunione a cui anch'io ho partecipato di voler sostenere il cinema romano, non ci ha mai dato una lira, cioè un euro. Quindi non è che basta chiedere, è un po' complicato. Enrico Masi. Buongiorno, salve, scusate il ritardo. No, molto interessante tutto, anche ripartivo diciamo generazionalmente da, io sono un autore della prima linea di Fuori Norma, del primo anno di Lepanto, e poi abbiamo avuto un film anche il secondo anno scelto, sono lungometraggi direi insomma in linea con lo spirito Fuori Norma che abbiamo presentato insieme a Cristina Adriano qui a Roma e anche in altre occasioni. Quindi parlo dal punto di vista degli autori e dal mio punto di vista ovviamente. Ci tenevo appunto, stando in questo alveo, perché si parla di tante cose, è molto complesso questo convegno, è molto ambizioso, cioè, in generale tutto il progetto Fuori Norma. Parlando dell'autorato, quindi chi è, cos'è Fuori Norma sull'identità, quindi il tema dell'identità, pensavo l'altro giorno così, venendo qui, che fosse più facile dire che cosa non è Fuori Norma. Si fa spesso questo esercizio così, perché i titoli di Fuori Norma sono estremamente diversi, non sono così simili, appunto se diciamo che la cosa più simile è la diversità, abbiamo appena detto, no? E quindi lo sforzo qual è? Dividere o scindere cinema commerciale, cioè inteso commercialmente, che nasce commerciale da un cinema che nasce autoriale. Ma questo vorrebbe dire che il cinema autoriale non ha velleità di industria? Non credo. Anche il cinema autoriale ha velleità di industria. E tantissimi dei film Fuori Norma hanno delle produzioni importanti. Molti film Fuori Norma hanno delle produzioni importanti. Io dico molti. Trasversale la cosa, sicuramente, ha ragione. Magari quanto costa un film medio commerciale? No, medio commerciale, se stiamo in Italia nel documentario possiamo andare, non so, dai 20.000 ai 350.000 euro. Parlo di titoli Fuori Norma. Quindi, insomma, lo sappiamo tutti, no? Lo sappiamo, sì. Sono queste le cifre, non è che dobbiamo... Quindi la velleità. Ne conosco uno che costa 5.000 euro. Vabbè, certo. Beh, anche zero. Girato all'estero. C'è anche zero. Che da dire che zero. Cioè, non è quello che deve essere. Vabbè, c'è il dotto che costa 5.000. Vabbè, comunque, vai avanti. Io quando anch'io mi occupo di formazione, insomma, quando dico quanto costa un film, ma se noi ci abbiamo lavorato 3 anni. O 4 anni o 5 anni, quanto siamo, anche se sono stati spesi 5.000 euro in pranzi, così quanto siamo costati noi per 5 anni? Quindi meno di 100.000 euro un film non costa. Come abbiamo fatto a sopravvivere, a vivere, quindi anche nel Fuori Norma è così, ma non era una questione quantitativa la mia, era sull'identità. Fuori Norma come obiettivo, e oggi potremmo anche proporre la nascita di un'ala sinistra di Fuori Norma, lo propongo,
le esperienze ci dicono che non, non è ma come direbbe Palombella Rossa, cioè noi ci occupiamo dei margini, i margini sono molto più ampi del centro. E quindi se è un bilancio, 3 anni, Fuori Norma è cresciuto tantissimo, quindi è una cosa importantissima. Però quello che volevo dire è giusta la piattaforma, perché in Francia c'è quell'autarchia del cinema che presuppone quel piccolo foraggiamento, Bruyon à Rêve, 6.000 euro, Procire, Pangoa, tanti film anche di Fuori Norma hanno avuto. Attenzione, entriamo anche nelle dinamiche specifiche. Sono piccoli soldi, ci sono in Germania, ci sono in Portogallo, ci sono in Francia, sono molto strutturati, che permettono anche quelle piccole cifre, quei piccoli sforzi. Questo effettivamente in Italia non esiste. Cioè ogni tanto una regione ti dà uno sviluppo, un Rai Cinema ti fa un preacquistino, insomma, no? Quindi, questa secondo me è l'obiettivo più forte di Fuori Norma. In parallelo a uno sforzo estetico critico che presupporrebbe un convegno ad hoc, quindi al di là dell'ala sinistra potremmo anche creare come due momenti per il prossimo convegno un momento produttivo alla DOCIT, mi spiego, cioè proprio sindacale con Rai Cinema, con le regioni, con il ministero, in cui andiamo a chiedere un sussidio fisso, il 20%, molto interessante, cioè questa battaglia qua, ci sono già altri che lo fanno, tipo DOCIT, lo fa la 108, insomma. Bisogna inserirsi in un contesto complesso, politica, da un lato, e dall'altro una questione estetica. Che cosa c'è alla base di Fuori Norma? Quando parlavamo di cinema nomade, dell'intervento di prima sul digitale, e concludo, spezzo una lancia invece a favore del cinema inteso come ottiche. Io nasco musicista e fotografo per fare cinema, cioè al di là di pellicola o digitale, ogni immagine e ogni suono viene pensato come, esattamente come si faceva all'inizio del Novecento, nel senso è uguale, è ontologica l'immagine, e in questo il cellulare va benissimo, a parte che ci sono già dei capolavori, Pippo Del Bono, capolavori Fuori Norma, quindi spezzerei Andrea Caccia. Andrea Caccia ha fatto un film, credo anche con una cinepresa molto più importante. No, a proposito di cellulare. Comunque, a proposito di cellulare, ma al di là del cellulare, Fuori Norma è un cinema che tiene molto alla costruzione drammaturgica, alla tessitura del film. E forse questo ci appesantisce, ci rallenta, ci fa fare film in molti anni con pochi soldi perché siamo, non so, autori, artisti, creativi, che teniamo più al film che al dato commerciale. E quindi dobbiamo barcamenarci. E quindi i film sono deboli, a volte. Sono deboli, dico, da un punto di vista distributivo. Quindi, ma questo forse è la natura dell'artista, essere maledetto, soffrire. Quindi, separiamo, la mia proposta è, alla sinistra, diamo un altro nome, insomma, convegno diviso in due, sindacato e questioni estetiche, per fare anche un quaderno annuale, cioè un quaderno sulle questioni estetiche. E da un punto di vista sindacale ci vogliono delle persone che colpiscono, produttori, avvocati, e possiamo arrivarci, ci vorranno degli anni. Tutto qua. Grazie Patrizia Castagnese. Io devo entrare dentro 5 minuti perché però mi presento, questa è a parte, io sono qui in quanto ho ideato e scritto Le Scandalose, che poi diretto da Gianfranco Gianni, e ho scritto insieme a Claudio Sestieri Seguimi, quindi sono qui in qualità di coautrice di due oggetti Fuori Norma, però sono anche critico cinematografico, sto nel direttivo del sindacato, no, questo lo dico perché poi ha un senso, del sindacato nazionale critici cinematografici italiani, non quell'altro, da anni, e insegno soprattutto cosa invece per me molto no, devi sentire quello che dico io perché ti riguarda, no, ti riguarda, poi vai a fumare la sigaretta.
No, riguarda te che sei, come dire, l'ideatore e il presidente di Fuori Norma. Non è corretto. Poi sono la prima donna che parla e mi sembra proprio una cosa scorrettissima. Ultima cosa che mi sembra importantissima, io insegno alla Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté dalla sua fondazione. Insegno quello che loro chiamano sceneggiatura, io la chiamo scrittura dell'audiovisivo. Adesso, io sono stata molto colpita dall'intervento di Paolo, perché fino al suo intervento io mi dicevo stiamo rischiando l'autoreferenzialità e non vediamo che il cinema è inserito, il cinema che è un'esperienza trasversale secondo me a tutti i formati, dalla videoarte al corto eccetera eccetera, ma questo è un discorso estetico appunto, non vediamo che il cinema è inserito in un contesto socio-economico, antropologico, da cui insomma non si può estrapolare. Allora, e in più noi parliamo di cinema italiano, cioè di un paese particolarissimo. Chiaramente l'esempio francese ci dice che anche nelle società tardo-capitalistiche, necro-capitalistiche, come le chiamano oggi alcuni studiosi, è possibilissimo lottare e ottenere una serie di sovvenzioni, di aiuti, di stimoli economici e sociali per chi pratica un certo tipo di cinema, appunto quello che ha grande e giusta ospitalità all'interno della selezione Fuori Norma, diciamo così, quello che si ricollega all'idea dell'artista individuale, sia che usi qualsiasi supporto lui usi. Chiusa questa parentesi, mi dicevo, quindi il cinema fa parte di una società, quella italiana, bloccata. Prima, cioè, Adriano ha cominciato parlando di Paolo Taviani, Marco Bellocchio era qui, si potrebbero fare anche alcuni altri esempi. Cosa succedeva? Questi autori hanno usufruito di un percorso lineare, bravissimo. Hanno rotto il muro di cristallo, perché era normale in quell'epoca, era possibile, no, normale non vuol dire niente, era possibile socio-economicamente e storicamente rompere il muro di cristallo. Non solo, questo equivale anche a dire che allora quello che non è mai stato un'industria, Adriano, in Italia non esiste l'industria cinematografica, è esistito un artigianato che tendeva, c'è stata una tensione all'industria, e quello che ha reso, diciamo così, fra virgolette, poi potremmo fare una lunga discussione su questo termine, sana quell'esperienza dell'artigianato tendente all'industria di quei decenni, l'ha resa sana, cioè l'ha caratterizzata come sana, perché qual è la funzione anche in una società capitalistica delle industrie? È quella di incamerare le avanguardie. Tutto ci dice, tutta la storia del Novecento è una metabolizzazione costante delle avanguardie che vengono a vivificare e a rinnovare appunto ciò che esiste, ciò che c'è. Allora, questo processo si è bloccato, non ci facciamo illusioni, in questo paese soprattutto, non ho l'ambizione di dire quello che succede nel mondo, ma sicuramente la situazione è piuttosto diversa, questo processo si è bloccato. Allora però io non farò un discorso organico, queste le cose che lui ha detto mi hanno molto colpito, perché si è bloccato, ma si potrà mai, come dire, sbloccare? Questa è una domanda, io non ho la risposta, perché quelle cose che lui ha detto in modo molto lucido mi hanno fatto pensare che per il momento io vedo solo una sorta di trasversalità, cioè una sorta di presenza, e qui si apre il discorso estetico, ma non ho tempo nei 5 minuti, voglio solo dire che io concordo con Adriano, l'effetto estetico di questa cosa che ho detto del blocco è che il cinema italiano è brutto, questo è l'idea. Però invece esiste questa sorta di, diciamo così, che c'è questo blocco.
c'è il cinema mainstream che noi vediamo nelle sale, c'è tutto ciò, siamo dentro un convegno di Fuori Norma, diciamo, c'è tutta la diversità che testimonia Fuori Norma. D'accordo, allora, ma il cinema che c'è dentro, e vi lascio con questa domanda, il cinema che c'è trasversalmente dentro tutti gli oggetti Fuori Norma, qualsiasi essi siano, dal corto al documentario, alla videoarte di Francesca, eccetera, eccetera. Quell'esperienza estetica lì, sulla quale poi in un altro convegno ci dovremmo confrontare e probabilmente tendere a definire, rimarrà sempre lì? Cioè sarà ormai patrimonio solo di certi supporti tecnologici? Non riuscirà mai, non avrà mai, e qui forse io sono nostalgica, anche se io sono stata una nomade molto peggio di te, e non avrà mai, cioè voglio dire, l'esperienza della sala, da che sarà, come dire, in qualche modo veramente è tramontata? No, io credo di no. E soprattutto mi chiedo un'altra cosa, perché? E qui non ho paura di affermarlo, io vedo, vado in giro per festival eccetera eccetera, ho visto recentemente almeno un capolavoro che non vedremo mai, che è un film polacco di una donna, seconda opera, che in italiano ho tradotto lì però perché nessuno credo l'abbia comprato, si chiama La Fuga. Voglio dire, noi non potremo mai più vedere l'accesso alla sala di un certo tipo di prodotto che è quello che esteticamente noi possiamo considerare cinema, quello con la C maiuscola, perché il cinema è un linguaggio preciso, è un linguaggio particolare in tutte le sue evoluzioni ed è anche un tipo di, come dire, di prodotto anche particolare. Basta, 5 minuti. Beh, approfitto per raccontarvi un po' la mia esperienza italo-francese. Morena Campani, scusate, ho presentato alla seconda edizione Credo Tutto Bianco e all'ultima Néan 68, un film sulla femminista francese Thérèse Clerc, mentre invece Tutto Bianco è La donna nel cinema di Michelangelo Antonioni. E, volevo dirvi un po' come è cominciato, perché si parla di sperimentale. E io sono partita da Ravenna nel 2003 perché quando andavo a presentare i miei progetti mi chiamavano la trasversale, che non era un complimento all'epoca, non era assolutamente un complimento e lo prendevo molto male, insomma non riuscivo a digerirlo, e quindi la frontiera, il passaggio di frontiera si è fatto un po' anche per questo. E quando sono arrivata in Francia il primo incontro che ho fatto è col cinema sperimentale, appunto, e in particolare Marcel Hanoun. Ho conosciuto questo personaggio che aveva fatto già una carriera cinematografica molto forte di film sperimentali, quindi di film che non sono mai passati alla televisione francese, quindi neanche in Francia il cinema sperimentale è accettato, è apprezzato, è a volte sostenuto, ma non è così facile. E Marcel Hanoun, dopo qualche anno di conoscenza, mi ha telefonato un giorno perché aveva avuto un piccolo infarto e aveva già 85 anni, 83, e mi ha detto: voglio fare il mio film Testamento. Film Testamento cosa comporta? Hai scritto qualcosa, Marcella? E lui mi ha detto: sì, ho scritto, ho pronto tutto, il sinopsis e ho il budget. Mi manda il sinopsis, 5 righe, e mi manda il budget, 2500 euro. Film si può fare con 2000, scusate, io in Italia ero architetto, non col cinema proprio non sapevo nulla. E mi vedo un preventivo cinema di 2500 euro. 2500 euro sono facili da raccogliere. Ho messo insieme, ho chiamato subito Nicole Brenes, che lavora sul cinema d'avanguardia alla Cinémathèque Française,
e ho detto, beh, creiamo un collettivo che è diventato Produisez Marcel Hanoum. Abbiamo cominciato a cercare a destra e a sinistra, siamo diventati i suoi produttori, in effetti ho incontrato, ho seguito su una scalinata dell'Istituto Italiano Frédéric Mitterrand, che conosceva l'opera di Marcel Hanoum, che mi hanno fatto avere 5.000 euro in un attimo. Ho fatto due appel a projet, due bandi al CNAP, Centro Nazionale Immagine e Movimento. Insomma, siamo riusciti a mettere insieme tipo 25.000 euro, per cui ci abbiamo fatto il film di Marcel Hanoum, Francesca Solari, che aveva vinto Locarno nel 2000, con la quale ho incominciato a scrivere, ha fatto il suo film del tournage di Marcel Hanoum, e io ho fatto il mio primo film, che è un ritratto di Marcel Hanoum. Con quella somma lì siamo riusciti a farci tre film, a presentarlo alla Cinémathèque Française, e in effetti sei mesi dopo Marcel Hanoum se n'è andato, e aveva capito bene, insomma, che era veramente alla fine dei suoi giorni. Questo per dirvi, è stata la mia prima esperienza cinematografica, mi sono messa a scrivere film, e il primo film ha trovato una produzione, ha trovato un diffusore, Canal Plus. E ho scritto a partire dalla mia esperienza con Michelangelo Antonioni, Torino Guerra, ed è partito benissimo, è partito, come dire, con ufficialità, è andato appunto sulle reti, ha anche vinto il premio di miglior, insomma, con la SCAM, questa Étoile de la SCAM, che sono i miglior film documentari usciti alla televisione francese. E quindi pensavo che tutti i film in effetti dovessero essere concepiti così. Quando avevo avuto questo modello di Marcel Hanoum, 2.500 euro, che era, guarda, e lì ho capito che in effetti questa dicotomia, questa schizofrenia dell'autore è sempre molto presente, questa doppia via, questi film che sono, per esempio, io lavoro molto sulla memoria, sulla trasmissione, quindi li chiamo un po' i film dell'urgenza, quando ho un personaggio, e poi, insomma, immaginate, sto lavorando su Visconti, ho lavorato su Antonioni, le persone che l'hanno visto, il mio target va dagli 85 ai 96 anni, insomma, in linea di massima, quindi il film dell'urgenza è sempre, insomma, e quindi quella via lì del film dell'urgenza cerco di realizzarla con strutture che non sono il Sensé, che non sono la SCAM neanche, ma delle piccole strutture che mi permettono poi di avanzare, ecco. E quando ne ho parlato con Adriano, ha capito benissimo che la situazione era questo doppio, e che quindi potevamo rientrare. Abbiamo avuto una presentazione di Fuori Norma a Parigi, che vorrei sottolineare il fatto che, beh, intanto grazie, perché hanno presentato Tutto Bianco ulteriormente, perché in effetti il film vive. Ho fatto il libro del film, perché funziona bene, perché avevo ancora, immaginate, 5 anni di ricerca su un film per renderlo 52 minuti, tutte le ricerche, tutti gli incontri, tutti i materiali, insomma, erano un po' lì nel cassetto, per cui mi sono prestata con questa edizione che si chiama Il mio deserto rosso. Poi ci faccio delle conferenze ancora, Beaux-Arts, la Sorbonne, eccetera, eccetera, e parlo di questa nebbia come linguaggio cinematografico, che è molto interessante, perché forse è proprio la poetica di Torino Guerra, quando era sceneggiatore. E Fuori Norma mi ha invitato a presentare Tutto Bianco, e vi dirò, per il fatto che facevo parte di Fuori Norma, mi sono sentita a nudo, come non mai, perché non era un festival normale, appunto abbiamo parlato di normale, di Fuori Norma, era un festival che diceva la fatica della produzione, la fatica di finalmente essere autore, la fatica di poter produrre qualcosa. Quindi mi ha fatto sentire in maniera completamente diversa rispetto appunto al festival ufficiale o alla proiezione alla Cinémathèque o Forum des Images. Voilà. Quindi grazie, perché è veramente un'emozione completamente diversa. Adriano, secondo te, secondo te c'è un margine di far vedere queste persone 8 minuti di Piavoli? No. No, va bene, allora. Dobbiamo chiudere all'una. Sì, all'una io. Vabbè. Allora non lo vedo. Vabbè, però è un pensiero che
in parte già anche, come dire, sorvolato in questa sala. Io sono Cristian Carmosino Mereu, ho partecipato all'ultima edizione di Fuori Norma con un film che si intitola Corbarid, che è tradotto in italiano da Caporetto. E partirei proprio da questo film che ho fatto, che è fuori norma e non riesco a definire in nessun genere, e quindi sono contento che sia entrato in questo, diciamo, circuito. E il problema più grosso che io ho avuto con questo film è quello di farlo vedere, ma non solo farlo vedere in sala, poi ho deciso di distribuirlo da solo, quindi sono andato io dagli esercenti, aiutato anche da Fuori Norma nella comunicazione, e ho chiesto ad alcuni esercenti di aiutarmi. Ci sono riuscito solo con tre sale fino adesso. Sto provando a farlo con altre sale, ma è molto difficile perché naturalmente sono Cristian Carmosino Mereu, non sono una società, e anche una di queste sale mi ha anche chiesto: ma a chi fatturiamo? E allora ho fatto una ritenuta d'acconto per quel poco dell'incasso che ho preso. Però non volevo parlare di me, e anche se è interessante conoscere le opere di colleghi e capire ognuno come le ha fatte, però sarebbe troppo lungo. Io volevo invece fare una riflessione sul cinema. Per me il cinema è una cosa diversa dal film. Il film è fare l'opera filmica, no? È un'opera. Il cinema è il luogo dove i film si vedono. Allora, nel mio caso, adesso si tende a fare dei film orfani del cinema, no? Facciamo dei film e giustamente la modernità dice che dobbiamo iniziare a pensare a fare dei film senza il cinema, cioè dei film che poi vanno direttamente su internet, sul cellulare. Allora, per me il cinema è importante non perché sono un nostalgico della sala, non sono mai stato un appassionato dello stare in sala con tante persone, sono stracontento quando vado a Quattro Fontane, sono da solo in sala, che nessuno rompe le palle, mi parla a fianco e mi disturba la visione, ma voglio vedere il film su un grande schermo, possibilmente non solo su un grande schermo, ma anche ascoltarlo bene il film, perché purtroppo ci sono sale dove si vede bene ma si ascolta male. Allora, questo oggi, in questa fase del digitale, raramente è possibile. Cioè, ci sono le sale dove si vede, si sente bene, ma sono poche, sono le sale dove noi, autori fuori norma, non riusciamo ad accedere, tranne rari casi. Allora, siamo in una situazione intermedia, io spero che domani parlo del futuro, ci saranno delle sale che accoglieranno i nostri film, o meglio, io non necessariamente devo andare in sala, anche se naturalmente l'aspetto commerciale è importante, ma speriamo che la tecnologia ci permetta a ognuno di mettere a casa un impianto audio degnitoso e un grande schermo. Io a casa mia ho il mio proiettore e devo ammettere alcuni film, se li do su Netflix, perché li voglio avere a casa, piuttosto su un grande schermo, perché ho il proiettore, lo schermo, un impianto audio non buonissimo, però comunque buono, e me li vedo a casa, ok? E questa cosa qui secondo me è il futuro, non possiamo negarla. La sala però è importante, è anche l'incontro con l'autore. Allora, il mio film ho avuto grande difficoltà perché tantissimi giornalisti, anche persone, amici, mi hanno detto: ok, non riesco a venire al cinema, o comunque vorrei scrivere un articolo, mandami il link. Io il link non l'ho potuto mandare, ma non perché sia, l'ho fatto con tanti film precedentemente, con questo film non era possibile. Ho fatto un film girato in 4K con delle inquadrature dove ci sono dei dettagli che non si vedono se non hai uno schermo di 4 metri o se non hai un monitor 6K di una certa dimensione. Allora, questo secondo me questa è una delle battaglie di cui Fuori Norma si dovrebbe fare promotore. Io sono contento che nasca una piattaforma e sono ancora più contento che questa piattaforma fa una selezione, perché la mia difficoltà dentro i film Fuori Norma è vederli, io non riesco a vederli tutti, non riesco a selezionarli, allora qualcuno che mi guida sicuramente di grande aiuto, e la piattaforma può aiutare a parlare, a far vedere e dare uno spazio che altrimenti questi film non avrebbero. Però rimane il fatto di poterli vedere con la qualità
che i film, secondo me, tutti i film devono avere, in particolare certi film. Io nel mio caso ho fatto non solo un lavoro di un certo tipo, con il grandangolo, con le immagini, dove appunto i dettagli non si vedono ma sono importanti, ma ho anche lavorato per esempio su le certe frequenze sonore, che sono frequenze che si sentono solo con determinati impianti. Allora, questo per dire che secondo me c'è, bisogna come dire, valorizzare anche certi tipi di film che puntano sulla qualità e pensare, cioè, e cercare di trovare il modo di aiutare anche questi film. Lo faccio come, lo dico come, insomma, partendo dalla mia esperienza personale. Però volevo invece cercare di fare, insomma, sostenere la proposta che era stata fatta da qualcuno prima di me. E questo film è stato possibile, il mio film, grazie al sostegno del parziale sostegno dell'Università Roma Tre, che mi ha dato i mezzi per girare e mi ha aiutato in parte nella post-produzione, ma sostanzialmente l'ho pagato da solo. Cioè, era un film che non era possibile scrivere prima, questo l'ho già detto nell'altro convegno, non era possibile scrivere prima di farlo, è nato facendolo. Allora, secondo me noi come proposta potremmo fare come gruppo, penso che questa cosa sia abbastanza condivisa, ci sono dei film, credo molti dei film fuori norma qui, che sono dei film che non sono scritti su sceneggiatura, non sono pensati, ci sono dei film che nascono facendoli, che si trasformano facendoli, dove io all'inizio non ho la possibilità di andare da un produttore e dire ecco questo è il film, mi dai i soldi, sempre nell'ipotesi che quel film abbia una possibilità di sbocco commerciale, in molti casi non ce l'ha. Conosco autori appunto che nascono con un'idea e poi fanno dei film meravigliosi, ma questa idea appunto si sviluppa facendo il film. Allora, secondo me potremmo noi autori fuori norma farci proporre una qualche iniziativa alle istituzioni, ai soggetti che potrebbero comunque sostenere questa iniziativa, pensare che non tutti i film nascono sulla sceneggiatura, in particolare appunto i nostri film fuori norma, e quindi è giusto pensare di poter, come dire, sostenere questi film ex post, non prima. Quindi io ho fatto un film, tra l'altro l'ho fatto da solo, l'ho fatto con i miei soldi, l'ho fatto con pochi soldi, stabilito una certa quantità di paletti e stabilito magari un limite di budget, perché è giusto, non è che io posso fare un film da 1 milione di euro e poi andare dal ministero, dalla RAI a chiedere i soldi, però stabilito che un film è fatto indipendente e si è creato, dopo vorrei poter rientrare dei miei soldi. Io non posso rientrare i miei soldi perché al cinema non è possibile. Però magari un'istituzione può dire questo film aveva un valore fatto con quella modalità, allora lo sostengo ex post. Ecco, questa è la mia proposta, non so se ha senso, se vi risuona. Io credo che molti dei nostri film meritino di essere premiati per il coraggio dei registi che l'hanno fatto, per la qualità del film che hanno fatto, per la loro indipendenza, che in questo caso è anche un valore, e quindi... E però per questo noi, facendo gruppo, facendo corpo, possiamo chiedere che questi film in qualche modo ricevano un minimo di dignità e permettano al regista di fare un altro film possibilmente e non di dover elemosinare un film commerciale per poter poi fare anche i film non commerciali. Grazie. Allora, diciamo, prima c'era il premio di qualità, sì, che è stato, diciamo, eliminato. È stato però tolto. Sì. Il premio di qualità aiutava, soprattutto era importante per gli autori e anche per i produttori, che i produttori in genere poi giravano al MIBAC per restituire i fondi. Comunque, diciamo, però agli autori veniva dato anche riconoscimento agli autori della fotografia e del montaggio, sceneggiatori. Questo non esiste più, però si potrebbe chiedere per questo genere di film. Io quello che dicevo prima era creare una base per una normativa, adesso bisogna coinvolgere l'avvocato dello spettacolo, stavo pensando a Rinaldi, cioè persone illuminate, che con i quali creare una proposta di riconoscimento a priori, cioè noi facciamo un film che è sotto un certo budget, per cui noi non vogliamo chiedere cifre enormi, ma potremmo chiedere, potremmo andare in giro a dire prima
e poi una sorta di riconoscimento a posteriori per alcune opere che non sono riuscite magari a coprire il budget prima di farlo, e a posteriori poter chiedere un riconoscimento a posteriori. Questo si può fare, bisogna organizzarsi. Io ho anche la sensazione che ci siano già due punti della legge Franceschini sui quali, con l'aiuto di avvocati appunto che conoscano molto bene la lettera della legge, si possa intervenire già da subito. E poi vorrei fare, sì, no, perché io un po' la conosco, sì, quindi fare un gruppo di lavoro su questo, aspetta. No, volevo dire. Sentono dietro. Ah, non sentono dietro? Ah, scusa. No, volevo dire che esistono due punti della legge Franceschini che non a caso sono, secondo me, poco frequentati e poco noti, che però potrebbero essere analizzati con un gruppo di lavoro, come ha detto lui, come sta dicendo lui, dove è possibile inserirsi sia con supporto in fase prettamente autoriale, iniziale, poi uno i soldi li può, come dire, li può utilizzare come meglio crede, e sia in fase ex post. Ok, però bisogna che qualcuno la conosca, io la conosco così, non potrei mai mettermi in questo gruppo di lavoro come esperta, occorre rivolgersi a chi questa cosa. Poi volevo farti una domanda, visto che sei qui così in coda, magari mi rispondi. Ma la politica di acquisto delle reti, dei net, insomma, delle reti generaliste, compresa anche Sky, com'è? Tu la conosci, sai com'è? No, allora, diciamo che per quanto riguarda la RAI, le acquistava la RAI queste cose. No, la RAI acquista centinaia di prodotti, sono solo rimasti praticamente solo loro, per cui, cioè, essendo sparita Mediaset, per cui loro acquistano, fanno preacquisti, sviluppo di progetti, lo finanziano in coproduzione, anche se poi hanno compartecipazione. Ma io parlo di ex post. Parlo di ex post. Ex post a posteriori il film viene preso il diritto di, cioè, si può prendere, le cifre sono molto minori. Cioè, sul mercato un film, se io prendo il film che ha vinto a Berlino, 20.000 euro lo pago. Cioè, non pensiamo che le cifre siano quelle. No, no, lo so. E per cui, diciamo, però lo prendono. Il problema è dare loro la possibilità con la normativa di poter spendere questi soldi, perché se loro sono costretti a chiedere l'iscrizione al pubblico registro cinematografico e tutte queste cose, che se non c'è una normativa che permette di uscire da questo, per esempio adesso uno potrebbe fare un film con una troupe ridotta, si va in commissione paritetica, certo, si chiede una troupe, certo, ridotta, ma non è una troupe di 4 persone, è una troupe di 25 contro 65, e questo è quello che il discorso è. Questa c'è, però noi dovremmo chiedere qualche cosa in cui si toglie, e qui là bisogna avere l'aiuto del sindacato, perché ovviamente ci sarebbe il muro. Se adesso stanno facendo la battaglia, l'ho detto prima, la battaglia per la negazione dei doppi ruoli, per cui il fotografo di scena non può fare anche il backstage e il direttore di fotografia non può stare in macchina, questo che vuol dire? Che c'è un rigore, adesso c'è proprio la battaglia finale, siamo fatti scioperi, ci sono delle produzioni che sono saltate per aria, per questi scioperi che sono stati tra agosto, settembre e parti di ottobre. Io quello che dico è dovremmo ottenere una qualche cosa che permetta a questi film che si chiamano un tetto di budget 250.000 euro al massimo, cioè un qualche cosa che permetta a certe opere di non avere la rigore, per carità, sacrosanto, però di un prodotto industriale, dove non facciano gola a certe produzioni vampiresche che si tufferebbero subito perché sono talmente pochi soldi per cui non verrebbero interessate, però che permettano agli autori di avere un supporto per poter reagire, insomma, non, questo è quello che dico, perché poi uno per fare un film ci mette uno, due, tre anni e diciamo, se poi devi mettere pure i soldi in tasca sua, oltre a mantenersi, devi mettere pure i soldi in tasca sua, ovviamente va molto spesso a scapito del film o nei tempi del film, perché magari si riesce a fare ma in 5 anni, ma se uno riuscisse a farlo in uno. Sì, scusa, io però devo chiederti. Devo chiedere una cosa. Come mai è stato comprato una. No, vabbè, allora glielo chiedo dopo. Forse interessa molte persone. Sì. Dobbiamo chiudere fra 10 minuti, quindi c'è la possibilità di fare un altro intervento.
tutti, cercherò di essere sintetico, abbiamo solo 10 minuti, assolutamente, però vorrei partire da, appunto, da una presentazione, e sentendo un po' sinteticamente tutti gli interventi mi sento di soffermarmi concretamente su alcuni aspetti. Innanzitutto sono Federico Mantioni, il mio film Tundra, io ho realizzato due lungometraggi, il secondo è stato selezionato da Pra e fa parte, insomma, della terza edizione di Fuori Norma. Io sono, diciamo, da una parte letteralmente fuori norma, dall'altra un po' dentro la norma, nel senso, mi spiego meglio, fuori norma perché i film che faccio li realizzo veramente con quello che ho, perché non sono riuscito, non ho la possibilità di accedere a fondi pubblici. Ho realizzato il primo lungometraggio con soli 1.500 euro, il secondo con 2.000, però in Italia ogni volta che uno dice con quanto uno fa film, cioè con quanto poco uno fa certi film, soprattutto nell'ambito della finzione del lungometraggio, quando sento 50-100.000 per documentari mi si accappona la pelle, sinceramente, c'è sempre come una vocina dietro che ti ride in faccia e ti dice: ah, tu fai film con 1.000-2.000 euro. In realtà io, prima di iniziare a fare cinema, mi sono documentato e ho scoperto che ci sono diversi cineasti che sono riusciti a farli anche con 400-500 euro, 1.000 euro all'estero. Glielo spiego, però se mi fa parlare ci arrivo piano piano, nel senso, come è successo agli altri, no? Hanno avuto il loro tempo, quindi hanno cercato un loro circuito e l'hanno trovato. Ovviamente non è che uno si diverte a fare film con 1.000-2.000 euro semplicemente così, altrimenti tutti quelli che fanno cinema potrebbero farlo soltanto se sono ricchi o se hanno genitori o parenti o amici benestanti. In realtà così non è. Come si fa un film con 1.000-2.000 euro? Semplicemente conoscendo altri, tra virgolette, volontari che vengono rimborsati con pochissimo o lo fanno gratuitamente, perché anche loro sentono l'urgenza e il bisogno di mettersi in luce, di dimostrare quelle che sono le proprie capacità. Quindi anche gli attori che magari sono bravi, e ne ho conosciuti tantissimi, che non sono sconosciuti ma bravi, e hanno la possibilità di mettere in campo le proprie qualità attraverso questi film. Dall'altra parte sono a norma, nel senso che, ovvero sia, che lavoro su sceneggiature. Il mio primo film è un film di finzione, il secondo un documentary, gioca con il documentario, ma lavoro a lungo su delle sceneggiature, come lavoro a lungo facendo casting per diversi mesi. Quindi io in realtà ambisco anche dal punto di vista commerciale. Non è che sto facendo cose unaniste soltanto per me stesso. E vorrei anche soffermarmi, appunto, sul discorso delle difficoltà distributive, delle difficoltà festivaliere, brevemente anche qui, perché se tu, Adriano, hai avuto difficoltà poi a inviare mail, tu che hai un nome ormai, no? da diversi decenni, a mandare mail per i cinema e ad avere, diciamo così, una diffusione per i tuoi film, io soprattutto partendo dal basso con il primo, quello che ho fatto attraverso creando una mailing list con cinema di tutte le parti d'Italia, insomma, figurati se io possa aver avuto così tante risposte, però a forza di insistere qualcosa poi è uscito fuori. Ad esempio con il primo ho fatto una proiezione a Beltrade, a Milano, però me l'hanno messo il 17 luglio, quindi un film indipendente fatto con 1.500 euro, 17 luglio, la gente già fa più fatica ad andare in sala, e poi te lo ritrovi lì giusto una sera, se va bene, una proiezione poi il giorno successivo. Poi è stato gentile uno al piccolo di Matera, che me lo ha mini distribuito in 7-8 proiezioni esposte all'arco di 4-5 giorni, qualcosa ho trovato. Festival non ne parliamo, perché sto avendo ancora più difficoltà con il secondo, Tundra, che poi è stato un documentary in Italia. Quasi non esistono documentari, se non rarissimi casi, quindi quando uno sente documentari mi dice, come anche il titolo Tundra, oddio, che cos'è? Documentari è un genere particolarissimo, si è diffuso in particolare con il digitale negli anni 2000 in America, è un genere americano, quindi che ci sta a fare in Italia sicuramente sarà difficile, come dicevamo prima, sarà complicato e quindi fa più fatica. Il problema è che molti festival, anche esteri, nemmeno ti rispondono, nemmeno lo vedono. Questo poi è il discorso, si parte dalla base, con quanti soldi è stato fatto questo film, e viene ritenuto come un film complicato e quindi da tenere un po' a margine, in un angolo, diciamo così. Come anche le persone, poi dipende anche dai festival, ovviamente qualche selezione c'è stata. Il
prima ha preso anche un piccolo premio per la migliore attrice protagonista, non dico che non è stato proprio lasciato, però poi più si cerca di dare sul particolare e più si crea un problema. E da questo punto di vista mi vorrei soffermare proprio sulla parola sperimentale, perché rischia, attraverso Fuori Norma, di categorizzare tutti i film Fuori Norma come qualcosa che esulano dal discorso sia commerciale che narrativo, che per me è un'arma a doppio taglio. Ossia, sperimentale di base di solito a volte sono anche film astratti o comunque film che derivano da pittori che si sono poi trasposti al cinema o comunque da un'estetica underground che ha le sue radici dagli anni 40-50 in America, e quindi molti sono effettivamente sperimentali. Io li ho visti anche tra i cortometraggi, i lungometraggi, cose anche notevoli. Però sì, no, ma io è un concetto generale, non ha nulla contro di te. Nel senso. Sì, no. Un nuovo tipo di sperimentazione. Sì, appunto, si può cercare di trovare dei termini alternativi, perché poi quelli troppo dogmatizzati poi rischiano. Prendendo il mio esempio, perché io purtroppo ancora non ho avuto modo di conoscere tutti i cineasti e spero di poterlo fare in sala, perché io preferisco combatto per far vedere i film in sala, e quindi li vorrei vedere in sala, e mi piacerebbe però che anche gli altri cineasti vengano a vedere i miei come quelli di altri, che non ci sia una considerazione dispersiva come in parte si è verificato anche oggi con le persone che poi se ne vanno dopo un'ora, due ore. Vorrei che vengano in sala e condividano, perché poi, come si faceva quando c'era la Nouvelle Vague, si crea una rete, si crea un sostegno, una solidità, e questa è la cosa, come alcuni anche prima hanno giustamente detto, la cosa migliore da fare. Quindi il mio esempio sono dei film narrativi, seppur con elementi di sperimentazione innegabili, perché dal momento in cui ho la libertà, la possibilità, a livello di scrittura, di regia e di montaggio, sinceramente mi posso permettere di fare qualcosa di personale, ed è bello che ci sia qualcosa di personale, e quindi non di automaticamente in maniera coatta imposto. Vorrei chiudere poi buttando là delle mezze idee, per me dal punto di vista del cinema italiano credo che possano essere veramente giuste, una a livello produttivo, una a livello distributivo. Per me è inconcepibile che cineasti usciti solo perché sono usciti dal centro sperimentale o da chissà quali altre scuole o da quali istituzioni debbano esordire con 500.000 euro, 1 milione di euro, perché chi sei? Tu che cosa hai fatto per esordire con tutti questi soldi? Poi vedi i film, come abbiamo detto anche prima, e dici: ma i soldi dove sono andati a finire? Vedi i film e dici: cioè, sono soltanto il budget dei... Allora io quello che avrei fatto, se ci fosse stato qualcuno all'interno delle istituzioni, avrei creato proprio un fondo per esordienti che attraverso il loro percorso, le loro capacità, qualità, ovviamente selezionati da persone competenti, che poi il problema in Italia è proprio quello di coloro che decidono per gli altri, che non dovrebbero stare lì ma occupare altri posti e non sono sufficientemente competenti per farlo, di dare 10.000 euro, che è poco comunque, ma fammi vedere cosa sai fare con 10-20.000 euro al tuo primo film, poi se sei bravo, riesci a trovare un tuo pubblico, tiri fuori qualcosa che funziona, allora vai avanti e magari puoi avere più soldi, se non funziona ti arrangi, e invece qua siamo costretti ad arrangiarci ancora prima di iniziare. Questa è una cosa assurda che io, quindi ci stavo pensando già da un po' di tempo. Dal punto di vista distributivo, escluse le multisale, che logicamente sono quelle che hanno un'ottica decisamente più commerciale, tutti gli altri cinema sarebbe giusto che tenessero una sala per film appunto Fuori Norma, comunque veramente indipendenti, e li facciano vedere, diano uno spazio di almeno una settimana per ciascun lungometraggio abbinati a dei cortometraggi. Questa sarebbe una cosa sana, però vedo che insomma da anni si parla, poi in realtà rimane tutto un po' il fumo, il noleggio sala, discorsi, gente che manda la mail non ti risponde, e tu che ti sbatti, poi a dir tanto insomma riesci a rimediare una proiezione. Penso che possano essere delle proposte ragionevoli, però ovviamente siamo qui, ne parliamo tra di noi e le istituzioni stanno sempre a distanza rispetto a noi, e non si sa mai quale può essere il canale di collegamento, come quando esci dall'università col mondo del lavoro, non c'è mai il tramite.
e la sensazione che tutto rimpalli e poi ci si ritrovi sempre senza questo tramite che ci aiuti e ci venga veramente incontro. Quindi spero che questo mio intervento, insomma, possa scatenare qualcosa di concreto, come anche quello degli altri, comunque più che meno tutti abbastanza interessanti. Ecco, volevo dire questo. Grazie. Un minuto. Allora, molto velocemente, parlando di basso budget, ricordiamoci sempre che per l'Unione Europea e anche recepito dalla nostra legge cinema, i film cosiddetti difficili hanno un tetto di 1,5 milioni. No, quindi no, tetto, nel senso che ci sono benefici, che non hanno i film che costano 1,510 milioni, giusto? Seconda cosa, nella legge della Regione Lazio, gli interventi per il cinema e cosa, io avevo scritto la prima proposta di legge da cui poi è derivata questa legge, e avevo messo il concetto del basso budget a 500.000 euro. Quando è venuto Zingaretti, il Perilli 5 Stelle fece la proposta di innalzarlo a 800. Il fondo quindi della Regione Lazio per i film che vanno oggi da 20.000 a 800.000 euro ha un contributo che può arrivare al 30% del cosiddetto speso Lazio, mentre se sei sopra gli 800 la percentuale è 15, anche se spendi 10 milioni voglio dire è il 15. Quindi oggi da 20 a 800.000 euro c'è fino al 30%. Il problema è che al momento la legge della Regione Lazio finanzia, il fondo regionale finanzia tutti i film e quindi c'è un taglio lineare che arriva anche al 78%. So che hanno in mente di fare in maniera diversa per poter dare una cifra più congrua rispetto a quello che sono i parametri della legge. Ok, grazie. Io ho detto che il convegno sarebbe durato fino all'1:30, ma Silvana Agosti prima mi ha fatto presente che no, che bisogna chiudere all'1, e quindi senza tirare nessuna conclusione, perché non c'è da tirare conclusioni, vi ringrazio e al prossimo anno.